Buonasera e benvenuti al secondo incontro di scrittura e testualità, il ciclo di lezioni e laboratori organizzato dall'Accademia dei Lincei e dalla Scuola Normale Superiore per la Scuola. Visto che si parlerà di nuove tecnologie, ne approfitto. E mi scuso, non posso essere qui con voi oggi pomeriggio perché sono impegnata in un convegno a Firenze. Oggi avremo Elena Pistolesi, professore associato di linguistica italiana all'Università di Modena e Reggio Emilia, e Jacopo Fasano, docente dell'Istituto Comprensivo di Camigliano in provincia di Lucca, che ci parleranno di scritture digitali, come usare le nuove tecnologie per riflettere sulla lingua e insegnare la scrittura. Elena Pistolesi è autrice di un volume che si intitola Il parlare spedito, l'italiano di chat, email e sms, pubblicato da Esedra nel 2004, che è stato il primo studio scientifico specificamente dedicato all'incidenza delle nuove tecnologie sulla lingua italiana. E lascio immediatamente a loro la parola. Grazie e scusate ancora la mia assenza. Bene. Dunque, chiedo ai tecnici se si può proiettare il mio PowerPoint. Arriva. Dunque, il titolo che ho scelto per questa lezione all'interno del ciclo dedicato alla testualità è questo, appunto, scritture digitali, come usare le nuove tecnologie per riflettere sulla lingua e insegnare la scrittura. L'idea è venuta non solo da una lunga frequentazione dell'argomento, ma anche dalle domande che erano emerse l'anno scorso rispetto invece ad una lezione che riguardava il passaggio dall'espressione orale a quella scritta. Quindi c'era una notevole curiosità, molte domande andavano in quella direzione. Quindi per questo ciclo io insieme a Jacopo Fasano, che poi farà l'esercitazione, abbiamo deciso di andare direttamente ad affrontare questo problema. Naturalmente si tratta di un tema estremamente complesso, nel quale, all'interno del quale ho selezionato alcuni temi perché è impossibile in un'ora affrontare tutto ciò che ha comportato prima l'avvento di un personal computer, dei word processor, quindi delle tecnologie della comunicazione. Oggi siamo in una ulteriore fase ancora più complessa, che sarebbe impossibile, né io avrei le capacità di analizzarla, no? A fondo, di darvi le chiavi di lettura. Quello che mi interessa invece è riflettere sulle scritture digitali, poi vi darò conto anche di questa definizione, perché chiamo tutte le forme di scrittura che vengono realizzate attraverso un dispositivo, che sia il cellulare, il computer o un tablet, hanno questo nome. È una definizione tecnica, semplicemente, digitali, perché sono codificate con un codice binario. Questo ci consente di semplificare, dare una definizione tecnica rispetto alle tantissime definizioni che esistono, che però già hanno come prospettiva l'uso che si fa delle tecnologie o un particolare approccio linguistico al tema, no? Quindi scrittura digitale è una definizione non problematica da questo punto di vista, perché è semplicemente tecnica. Come si svolgerà il programma di oggi? Io farò una parte introduttiva di circa 45 minuti, un'ora. Poi il programma prevede un collegamento esterno con Udine, con una vostra collega che si chiama Frida Farnetti, che insegna nella scuola secondaria di primo grado Tiepolo di Pagnacco, in provincia di Udine. Perché? Perché ha portato avanti una serie di sperimentazioni con i ragazzi, sia attraverso delle piattaforme didattiche, sia di scrittura, ha messo in piedi un blog nel quale scrivono i ragazzi, quindi sarà interessante sentire una sintesi della sua esperienza, quali vantaggi ha riscontrato nell'uso delle nuove tecnologie nell'insegnamento dell'italiano e quali gli svantaggi, perché non sempre ci sono esclusivamente vantaggi. E poi avremo Jacopo Fasano qui che insegna
lettere all'Istituto Comprensivo di Carmigliano Luca, che farà l'esercitazione sulla lezione. Dunque, io partirei da pochissimi dati statistici, tanto per renderci conto di che cosa stiamo parlando. Sono dati che possono sembrare vecchi, aggiornati al 2011, sull'uso che fanno i ragazzi nella vita quotidiana delle nuove tecnologie. Questo segmento, il segmento che va diciamo dai 6 anni ai 15, dal punto di vista statistico è piuttosto trascurato, invece è quello che a noi interessa, e quindi la cosa più recente che ho trovato è questa. Invece di leggervi cosa dice il rapporto Istat, vi faccio vedere subito questo schema sull'uso dei cellulari. Probabilmente dal 2011 a oggi la situazione è ulteriormente cambiata. Che cosa dicono queste statistiche? Che dai 6 ai 10 anni i ragazzi di età compresa tra i 6 e i 17 anni che dispongono di un cellulare tutto per loro arriva al 18,6%. Il salto è fortissimo quando passiamo dai 10, come vedete, agli 11 anni, no? dai 10 agli 11-13, al secondo segmento. Vi lascerò poi tutti questi materiali, quindi non dovete prendere appunti o distrarvi. Si passa al 73,8%, cioè i ragazzi che hanno dagli 11 ai 13 anni possiedono nella maggior parte dei casi un cellulare che usano personalmente. Voi avrete a scuola esperienza di ragazzi che hanno al 90% il cellulare e forse oltre, quindi stiamo raggiungendo rispetto al 2011 delle percentuali ancora più elevate. E che cosa, come si usa il cellulare in questa fascia di età? 11-13. Per telefonare, ovviamente questa è la funzione principale. Per ascoltare musica e per comunicare con i pari, quindi attraverso dei programmi di messaggistica, uno dei quali insomma il più noto è WhatsApp. Si naviga anche, quindi non si telefona soltanto, c'è un uso che è molto ludico, dopo la telefonata c'è un uso che potremmo definire in generale estremamente ludico. Questo quindi è il quadro. Noi abbiamo dei ragazzini che dagli 11 ai 13 anni dispongono di un cellulare, quindi scrivono e scrivono ai loro pari o se no ai genitori. Cioè, comincia a nascere ora una letteratura sulla relazione tra le mamme e i figli attraverso WhatsApp, l'uso degli emoji e così via, no? Ci sono anche già questi studi su come le mamme intrattengano i figli e li controllino attraverso una scrittura che però non è quella dei figli, cioè è un'imitazione ma non coincide con questa, molto divertente. Allora, al di là dell'aspetto ludico, invece, che cosa si chiede a scuola? Che cosa si chiede a scuola? E qui vi riporto alcune parti delle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia, cioè per il curriculum della scuola dell'infanzia prima della scuola del primo ciclo di istruzione, e sono le indicazioni del 2012 che forse conoscete, avete letto, però essendo estremamente ampie probabilmente certi particolari come quello relativo alla competenza digitale vi sono sfuggiti, non è detto che uno si concentri su certe indicazioni, anche se le scuole adesso hanno animatori digitali, quindi si comprende, no, che c'è un movimento in questa direzione. Il profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione prevede anche che lo studente abbia buone competenze digitali, usi con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica, per interagire con soggetti diversi nel mondo. Quindi una capacità di selezione, di verifica dell'autorevolezza della fonte che viene usata, ma quando si parla di interazione con soggetti diversi nel mondo, qui entriamo in un ambito che è quello comunicativo, la capacità di esprimersi e di interagire non soltanto fra pari o con i genitori, ma nel mondo reale. Questa è un po' l'indicazione che viene data. Altro elemento, che cosa
al termine della scuola secondaria di primo grado, lo studente ascolta e comprende testi di vario tipo, diretti e trasmessi dai media, riconoscendone la fonte. Vedete, sempre c'è il problema della fonte, della sua affidabilità, il tema, le informazioni, la loro gerarchia, l'intenzione dell'emittente. E altra parte che, diciamo, ho evidenziato è quella invece relativa all'esposizione, cioè non soltanto essere capaci di valutare le fonti di studio, le fonti da cui si prendono informazioni, ma anche essere in parte capaci di produrli, servirsi dei nuovi media per esporre, ad esempio, no? Quindi costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l'utilizzo di strumenti tradizionali e informatici. Questo potrebbe essere un PowerPoint o qualcosa di più complesso. Queste sono le indicazioni che vengono date, ma dal punto di vista pratico come si possono ottenere questi scopi non è semplice. Non è semplice ottenere questi scopi perché la scuola ha molti compiti e probabilmente il modo migliore di ottenere queste finalità e questi scopi è quello di integrare il lavoro quotidiano scolastico con alcuni strumenti, con alcuni esercizi, focalizzando l'attenzione sulle nuove tecnologie. Non tanto usarle per arrivare allo scopo che è quello tradizionale della composizione di testi per generi definiti, codificati e così via, ma anche insegnare dei generi nuovi, un modo nuovo di esprimersi. Quindi tutta questa lezione d'ora in poi avrà questo taglio, cioè esercitarsi con la scrittura e le scritture digitali per ottenere questi scopi. La cosa che ho fatto nell'organizzare la lezione è scindere in due parti le abilità. Le competenze, cioè quella di selezione delle fonti, essere capaci di interpretarle, comprenderle, capirne l'attendibilità, quindi la fase, diciamo così, di lettura, da quella invece della composizione. Ma si tratta di una distinzione che non esiste di fatto, perché sia la scrittura sia la lettura sono ormai delle attività sociali e quindi sono anche delle attività che avvengono contemporaneamente. Chi legge su un tablet prende degli appunti, invia delle parti, condivide, quindi non è qualcosa di chiuso, è soltanto questa una distinzione di tipo operativo. Il primo aspetto che se sono troppo veloce, ci sono cose non chiare, interrompetemi, io spiegherò che cosa intendo in forma migliore. Allora, gli scopi relativi alla selezione delle fonti, alla comprensione della loro attendibilità. Come si ottiene questo scopo? Secondo me lavorando sui modelli, cioè lavorando sui materiali che sono in rete. Il primo esercizio che propongo, molto semplice a questo scopo, quindi una attività immediatamente pratica, è questa, cioè elaborare la scheda di valutazione di un sito. Questo tipo di la recensione di un sito fatta per voci, che naturalmente voi potete modificare, potete orientare come volete, è un'operazione semplice che è nata un po' con la rete. Io l'ho presa e poi modificandola e aggiornandola da questo volume Writing for the Web, che è stato del 99, è uno dei primi dei primi libri che affronta questo tema dal punto di vista tecnico e professionale. C'è una parte sulla recensione dei siti che per me, quando lo lessi, fu utilissima perché mi insegnò a valutare appunto le mie fonti, a vedere se effettivamente il sito era attendibile o no. In quegli anni, e dal 96, esiste un sito sempre negli Stati Uniti che si chiama The Worst of the Web, che raccoglie ogni giorno da il peggio del web segnalato dai lettori, con tre recensori che sono personaggi tipo quelli della Jalapa's Band, no? Che prendono in giro, perché nasce nel 96 questo tipo di attività, perché molte persone cominciano a pubblicare la loro pagina personale online senza rispettare i criteri minimi di usabilità, mettendoli dei colori strani che si leggevano malissimo. Quindi ogni giorno c'era una recensione, e la recensione o stroncatura molto divertente serviva, è stato il primo modo per dare delle indicazioni a chi voleva costruire un oggetto online, un oggetto digitale. Allora,
la pratica, vediamo in che cosa può consistere una scheda, una recensione. Il primo tema, argomento e scopo del sito, è un sito informativo, di intrattenimento. Il nome del sito ha una relazione diretta con l'argomento, già qui si sollecita una prima riflessione su quello che stiamo guardando. Perché si chiama così questo sito? Perché ha questo nome? Quindi questo, per rispondere a questa domanda è necessario andare a vedere qual è lo scopo del sito e collegare, fare questa operazione di collegamento al titolo. Il titolo è pertinente oppure non lo è? È un titolo ad effetto? Seconda domanda, chi sono gli autori? Questa domanda è rilevante per la affidabilità del sito. I testi, le immagini, i video sono firmati? Hanno un autore? Questo noi spesso non ce lo chiediamo, vale anche per noi questa scheda. In che modo puoi comunicare con gli autori? C'è un modo, si può scrivere un'email, esiste una voce ai contatti nel sito, esistono? Chi sono questi autori? Che cosa contiene il piede di pagina del sito, dell'home page? Avete mai fatto caso che nel piede di pagina della pagina principale ci sono delle indicazioni, quali sono? Quindi tutte queste domande servono a fare attenzione a come è fatta una pagina, iniziando proprio dagli autori, dal tema e dagli autori. Cioè stiamo analizzando un sito come se fosse un libro, come se fosse un'immagine, composito un sito, quindi tanti elementi diversi. Qui ho messo due parole, footer e home page, perché questo tipo di lavoro, per esempio, potrebbe essere preceduto da un'attività interdisciplinare con gli insegnanti di inglese o di altre lingue, perché c'è tutto un gergo tecnico che è molto importante poi per chi naviga, per chi è abituato e dovrà essere abituato a lavorare in rete. Quindi anche la costruzione di un glossario con delle parole in inglese che sono quelle più usate e tecniche, un tentativo di traduzione in italiano se la parola non esiste. Queste sono tutte attività che servono a, diciamo, migliorare il rapporto con la rete. Il pubblico, a chi è rivolto il sito? Giovani o anziani, donne, uomini? Come hai capito che quello è il pubblico a cui è destinato il sito? Si può comprendere dal titolo, si può comprendere dall'immagine, cioè comincia una descrizione analitica. In che modo chi scrive si rivolge al visitatore, gli dà del tu, del voi, del lei? Lo stile è formale o informale? Ti sembra adeguato rispetto al pubblico e all'argomento? Queste sono domande che faremo rispetto a un qualunque testo, se ci pensate. Applicarlo ad un sito è qualcosa che costituisce un passaggio ulteriore da ciò che sappiamo fare a ciò che dovremo imparare a fare. La struttura, come è organizzato, dove sono gli indici? Si trovano in una barra laterale? Esiste un menu? Come è diviso il materiale? Come è organizzato? Qui cominciamo già a entrare nella struttura ipertestuale, che è molto più complessa. La risposta a questa domanda è complessa perché dobbiamo rintracciare la gerarchia che gli autori hanno dato al sito e non sempre si tratta di gerarchie che corrispondono alla nostra logica di organizzazione, ed è una logica che i ragazzi devono imparare, quella di gerarchizzare e organizzare le informazioni. Devono imparare anche semplicemente per leggere un testo, per comporlo, quindi si tratta di un'attività in più. Come è diviso il materiale? Hai trovato facilmente ciò che cercavi? Ti sembrava ben strutturato? Cioè si passa da una descrizione a un giudizio, questo è importante. Poi, rapidamente, l'orientamento, i caratteri, i colori delle pagine, i titoli, le istruzioni per la navigazione sono omogenee all'interno del sito? Le istruzioni per navigare sono chiare? Questo perché io ho visto alcuni PowerPoint prodotti da ragazzi, e forse anche voi li avrete sollecitati a farli, no? A costruirli. Allora, quello che succede spesso è che si buttano lì dei materiali, delle immagini, no? Si affastellano, lo sfondo è coloratissimo, cambia da una slide ad un'altra nel PowerPoint. Allora, cambiano i caratteri. Tutto questo, quando poi ci troviamo a navigare in rete, costituisce una fonte di disorientamento. Cioè non ci dà l'impressione di trovarci allo stesso luogo. Già la navigazione di per sé
è un movimento che si fa all'interno di testi e di vari materiali, e uno dei primi problemi che è nato con la rete stessa è proprio quello del disorientamento di chi sta navigando, di non sapere dove si trova. Ora, di solito noi accediamo ad una pagina web non dalla pagina principale, ma attraverso Google, attraverso una ricerca che è diversa. Quindi questo elemento del disorientamento è ancora più forte, perché non navighiamo sempre all'interno dello stesso sito, ma ci muoviamo. Quindi è importante che almeno il sito abbia una sua omogeneità. Per esempio, i siti commerciali sono molto attenti a tutti questi aspetti della navigazione, perché sappiamo che il navigatore online è impaziente, quindi si muove, si parla di un minuto circa di attenzione ad una stessa pagina, non di più, e quindi bisogna che il sito catturi, no, l'attenzione di chi sta navigando. Per esempio, i siti commerciali, di solito, non so se vi è mai capitato, non hanno link esterni, e quando voi cercate di tornare alla pagina da cui avete avuto accesso al sito commerciale, di solito non vi fanno tornare indietro. Ecco, odiate quelli che adottano queste strategie. Allora, però l'uniformità appunto è molto importante, perché è un modo per confezionare il contenuto, per dare una struttura al contenuto, usare per esempio lo stesso tipo di caratteri in tutte le pagine, usare un colore di sfondo che sia omogeneo, la grandezza dei caratteri, dei titoli dovrebbe essere sempre la stessa, altrimenti abbiamo un oggetto che non è affatto omogeneo. Quindi qui stiamo parlando di un concetto che poi è semplicemente quello della coerenza, Pensate alla coerenza applicata a un testo e pensate alla coerenza applicata a un sito. La coerenza si raggiunge anche attraverso questi elementi visivi e soprattutto attraverso questi. Vediamo i contenuti. I testi sono scritti in modo comprensibile, almeno per chi lo sta leggendo, e qui entriamo. Contengono troppi link e salti di pagina? Ci sono link esterni al sito? La grafica, questo è molto importante, è integrata nel testo o è indipendente? Serve a spiegare le immagini, ad esempio, servono a spiegare il testo, lo sostituiscono, sono decorative. Qui entriamo all'interno proprio dell'argomentazione che il testo propone. L'immagine è solo un orpello oppure sostituisce porzioni di testo, oppure serve a spiegarlo. La scrittura rispetto all'immagine, che cos'è? Una semplice didascalia, rappresenta una descrizione, e qui entriamo, no, nell'ambito del rapporto tra lingua scritta e immagine, che è ormai fondamentale. Poi, come ti sembra la qualità delle immagini? Anche qui ho visto dei PowerPoint di adolescenti che cosa fanno? Prendono delle immagini in rete, non guardano il formato, se sono sfocate è lo stesso, perché quello che conta, no, è l'immediatezza o la bellezza dell'immagine, non la sua definizione. E anche qui un po' di cultura rispetto all'uso delle immagini, non solo distinguere le immagini che sono coperte dal copyright e quelle che non lo sono, non tutte usabili, no, questo me l'ha insegnato Jacopo, perché io facevo lo stesso, cioè prendevo delle, però il formato è molto importante, la definizione dell'immagine. Se io voglio usare un'immagine per descrivere, convincere, a seconda delle finalità del mio testo digitale, dovrò fare attenzione all'immagine che uso, che non sia sfocata, se ne cambio le dimensioni, di mantenere le proporzioni, ad esempio, no? Invece di buttare all'interno del mio prodotto multimediale. Quindi ci vuole cura. Altra voce, accessibilità. La pagina si carica facilmente, richiede programmi particolari per essere visualizzata. Qui entriamo nell'ambito tecnico. A volte, quando voi vi collegate a un sito, vi viene chiesto l'aggiornamento di un programma, no? Oppure di scaricare il programma che vi consente di vedere. Quindi queste valutazioni possono farle anche i ragazzi. L'organizzazione, il sito è facilmente navigabile. Poi c'è una parte social, contiene una chat, un forum, è collegato a una pagina Facebook, a Twitter, anche se sono tutte le domande. È un lavoro molto complesso che non si fa in un giorno questo. Cioè va strutturato, va fatto durare più volte, perché questo dà l'idea di un sito come un oggetto serio da studiare, non solo da toccare per scappare da un'altra parte.
fare in modo che si concentri l'attenzione sugli oggetti digitali è importante, perché spesso gli oggetti digitali e gli strumenti che servono a leggerli sono considerati uno svago, sono considerati un gioco, ma così non è. Cioè, si tende ad identificare, gli adolescenti tendono ad identificare questi strumenti con il gioco. Poi se chiediamo loro di elaborare un testo, anche semplicemente di scrivere con Word, non sanno farlo. E ci meravigliamo, perché sarebbero i cosiddetti nativi digitali, quelli che passano le giornate al computer, ma poi non sanno usare un word processor. Questo perché, diciamo, in parte questi strumenti hanno sostituito nell'educazione e anche nella famiglia l'intrattenimento televisivo. Prima si lasciava il ragazzo davanti al televisore, oggi gli si dà il tablet per qualche ora, però in quei pochi minuti, in quell'ora, è ovvio che lo strumento viene usato per giocare, non viene usato per fare delle ricerche. Allora, cercare di eliminare questa dimensione, no? Per cui questi oggetti sono il gioco, no, sono il loro futuro. Sono il loro futuro di lavoro, sono il loro futuro come cittadini, perché devono imparare ad esprimersi con questi strumenti, quindi è molto più rilevante. Ecco, alla fine di questo esercizio, su cui soffermarsi, e ogni parte può essere naturalmente sviluppata in modo diverso in base ai vostri interessi, alle vostre finalità, al tipo di lavoro che viene fatto in classe in quel momento, ecco, dare un voto al sito complessivo, Questo è importante, è una valutazione sintetica finale. È chiaro fin qui? Poi questa scheda, vi lascio questa scheda, ovviamente voi potete rielaborarla, modificarla in base a ciò che volete far vedere. Fin qui questo è il modello che serve a riflettere sulle fonti. Un sito che è fatto male, che prenderà un 4 nella scheda finale, sarà anche poco affidabile forse. Verrà un dubbio sull'affidabilità di questa fonte, che viene da una serie di considerazioni, però analitiche, l'importante è che siano analitiche. La lettura, l'aspetto della lettura, la lettura su dispositivo. Anche qui avremo sempre più a che fare, non solo con recensioni di siti, ma avremo a che fare con testi che si leggeranno attraverso un tablet, ad esempio. Allora, questo ha portato gli studi più recenti a riflettere sulle conseguenze che ha la lettura sui dispositivi digitali. Lascerei da parte per il momento il cellulare, perché non è propriamente usato per questo, però i tablet e il PC sì. Allora, piccola riflessione anche su questo aspetto della lettura, perché molti materiali di studio si troveranno in rete, saranno digitalizzati sempre di più. Pensate comunque alle ricerche che fanno i ragazzi in rete quando leggono, no, le enciclopedie, e cercano materiali con il loro taglia e incolla, però stanno leggendo su uno schermo. Allora, esistono vari tipi di lettura, non esiste un modo solo di leggere. Esiste una lettura continua, che è quella che noi pratichiamo quando leggiamo per svago un romanzo, una novella, un testo lungo. Si tratta di una lettura, diciamo, di intrattenimento, che è diversa da una lettura per studio, che è una lettura di tipo intensivo, che richiede una maggiore concentrazione ai particolari, una selezione, però, diciamo, attenta. È una lettura che chiamerei intensiva, appunto la lettura del saggio, una lettura per studio. Poi abbiamo altri due tipi di lettura. Una che in inglese si chiama skimming, e sarebbe la lettura rapida, la scorsa che si dà alle pagine, no? Vi succede quando navigate di guardare rapidamente, o anche all'interno di un libro, di un testo, no? Di sfogliarlo rapidamente. Poi esiste lo scanning, una lettura selettiva, ricerca di parole ed informazioni, anche questa piuttosto veloce. Ora, che cosa si è visto? Si è visto che la lettura, almeno gli studi fatti fino ad oggi sui tablet e sugli ebook, ci dicono che questi tipi di letture che ho classificato come 3 e 4, cioè queste più rapide, che non servono per lo studio, non servono per lo svago, la lettura del romanzo, che una studiosa, Naomi Baron, ha chiamato in un libro proprio dedicato a questo argomento, la lettura in cerca di una preda, la caccia, non è una vera e propria lettura, ma si tratta di una caccia, si accentua quando leggiamo sui dispositivi digitali. Cioè,
lo schermo appunto sollecita questo tipo di lettura. Allora, questo non ve lo faccio vedere perché sono cose. Mentre che cosa noi ci dovremmo aspettare dalla lettura e come possiamo definire la lettura su carta? La lettura che sempre abbiamo esercitato su carta. Anche qui abbiamo la lettura dovrebbe consentire queste quattro operazioni, che sono la continuità, una lettura diciamo, continua del testo, quindi che corrisponde al primo tipo di lettura che abbiamo visto, no? Quella del romanzo, eccetera. Dovrebbe favorire la concentrazione. Leggendo dobbiamo diciamo, concentrarci per cogliere il senso del testo. La lettura è anche una ricerca di non solo di informazioni, ma anche di concetti. Alla fine della lettura, se siamo concentrati, dovremmo essere capaci di estrarre dei concetti, non solo delle informazioni. Altra caratteristica tradizionale della lettura esercitata sul libro cartaceo è quella che in inglese sarebbe contemplation, sarebbero le quattro C, ma io ho messo riflessione, l'ho tradotta con riflessione. Perché? Perché leggendo nella forma tradizionale con una certa concentrazione, noi dovremmo essere anche in grado di prendere una posizione nei confronti di ciò che stiamo leggendo, cioè di sviluppare un'opinione. Queste sono le operazioni che facciamo, che abbiamo imparato dalla cultura del libro, quindi una lettura prolungata, una lettura che richiede una concentrazione, una lettura che ci consente di estrarre dei concetti, ma anche una lettura critica. Quindi è un sistema molto complesso questo della lettura che ci viene affidata. Nel caso della lettura su schermo e quindi dei prodotti digitali, noi abbiamo tutta una serie di vantaggi che sono enormi, evidentemente, no? Perché i costi, un ebook costa meno, in Italia non tanto meno, devo dire, rispetto al cartaceo, costa troppo. C'è un'ampia disponibilità di biblioteche digitali, c'è un accesso costante ai materiali, se ho bisogno di un'informazione non devo andare in biblioteca a prendere un libro cartaceo, ma se sono connesso ho immediatamente questi dati a disposizione. Ecco però che gli svantaggi si collegano a quello che abbiamo detto della lettura. La distrazione. Perché la distrazione? La distrazione è normale, se sto leggendo su un tablet, probabilmente mi interromperò o al computer, sto leggendo un PDF, questo lo faccio anch'io, ma vi chiedo conferma, dopo 10 minuti vado a vedere la posta elettronica, poi mi collego a Facebook, alcuni hanno dei social o la posta collegata a un dispositivo sonoro, per cui ogni volta che arriva un'email bim, c'è un suono, no? E quindi tutto questo distrae ovviamente, ma perché è il dispositivo che porta a fare più attività contemporaneamente. Questo è sempre stato, questo modifica anche profondamente il rapporto con la scrittura, che non è un'operazione che si fa in un luogo isolato, in silenzio, concentrati, non è più questa la situazione ideale in cui si scrive o si legge. C'è sempre molto rumore o che proviene dal dispositivo o intorno, questa è la situazione normale. Quindi rispetto alle finalità della lettura che si sono consolidate, che vengono indicati sul rispetto al libro, lo svantaggio appunto è quello della distrazione, il che comporta poi una serie di conseguenze sulla concettualizzazione dei testi e anche sul rapporto critico con il testo, che è strettamente collegato poi alla concettualizzazione, saper valutare il testo che si è letto. L'altro elemento appunto è la lettura come attività sociale, questo vale per la lettura e per la scrittura, cioè l'elemento della condivisione, del commento, dell'integrazione, perché questo è tipico delle scritture digitali, sono manipolabili, quindi la lettura può diventare immediatamente da lettura tradizionale, cioè un tipo di lettura che si fa individualmente, può diventare un'attività sociale di commento, di condivisione. Pensate, però non pensiamo a un libro, pensiamo a un articolo di giornale semplicemente e al modo in cui lo usiamo su Facebook, no? Postandolo, ricevendo tutti i commenti, lo stesso con Twitter, cioè c'è un'attività di lettura quando c'è, se non di condivisione, che
esclude anche la lettura, cioè la rapidità con cui noi condividiamo oggi tutti i materiali, forse ancora prima di averli valutati e letti, no? Spesso ci fermiamo al titolo. Questa è un'altra, diciamo, caratteristica della lettura veloce su schermo. Eppure sappiamo, ad esempio nel caso dei giornali, quanto i titoli siano devianti rispetto ai contenuti di un articolo e quanto possano esserlo. Allora, quindi questa è la parte, diciamo così, attiva nel caso della lettura. Queste possono essere le controindicazioni rispetto allo studio, per esempio, sul libro a stampa. I dati da cui derivano queste considerazioni sono dati che ha raccolto questa studiosa Naomi Baron tra gli studenti di varie parti del mondo, sia in Europa che negli Stati Uniti, nell'Università di Washington, e si basano non soltanto su questionari, su osservazioni personali, ma anche su alcuni dati che provengono ad esempio dalla vendita di manuali, perché ha verificato che ad esempio uno stesso manuale per un college che è disponibile in forma cartacea o è disponibile come ebook viene acquistato nel 90% dei casi in forma cartacea. La richiesta del perché i ragazzi comprino il libro e non l'ebook, vengono fuori queste motivazioni: perché mi distraggo, perché mi piace scrivere su immagini della carta, provo una maggiore concentrazione e così via. Quindi questo studio ha avuto un certo rilievo, io l'ho trovato segnalato poi sul Washington Post, l'ho trovato segnalato sul Guardian, perché si è molto parlato, no, di questa sorpresa rispetto al rapporto con il libro cartaceo e il libro digitale. Quindi probabilmente altre indagini ci daranno altri risultati, no, fra un po' di tempo, però al momento diciamo questa è un po' la situazione che si osserva. È chiaro fin qui? Tutto chiaro? Allora, altro obiettivo scrittura che io ho scisso rispetto alla parte della lettura. E che cosa dicono sempre i nostri obiettivi? Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone l'impaginazione, quello che vi dicevo prima, spesso non si sa usare un programma come Word, non solo a scuola, all'università, quando i ragazzi devono scrivere la loro tesina, non sanno impaginare, ad esempio, mi arrivano dei testi a bandiera stranissimi, cioè insomma, situazione che non avevo previsto, invece è molto frequente. Poi scrivere testi digitali, e qui le indicazioni, gli obiettivi appunto sono abbastanza vari, perché le email, credo non si possa avere un account di posta elettronica fino ai 18 anni, o sbaglio, Jacopo? È diminuita adesso, però. Post di blog e presentazioni. Siamo di fronte a sistemi di comunicazione molto diversi, c'è un po' di tutto, però anche come supporto all'esposizione orale. Allora, vediamo la scrittura. Vi ho già dato una definizione di scritture digitali, quindi non mi soffermo. Invece mi soffermo su un aspetto che riguarda proprio la definizione della scrittura. Che cosa intendiamo noi quando parliamo di scrittura? Così come nel caso di lettura esistono accezioni diverse, come abbiamo visto, nel caso della scrittura io indicherei queste accezioni. Quando parliamo di scrivere facciamo riferimento agli strumenti della composizione, quindi scrivere a mano, scrivere al computer, cioè allo strumento che stiamo usando per comporre. Con scrittura facciamo riferimento al processo che precede e accompagna la stesura di un testo, per cui quando diciamo la scrittura richiede maggiore concentrazione rispetto, noi stiamo facendo riferimento al processo che immaginiamo debba essere sottinteso rispetto all'azione dello scrivere, quindi maggiore riflessione, raccolta mentale, no? degli argomenti. Questi sono gli schemi tradizionali della scrittura, il famoso schema, quindi gerarchizzare, riflettere sui temi. E infine il prodotto. La scrittura è il prodotto, è il testo scritto, quindi ha molte accezioni diverse questa parola. E ora le scritture digitali intervengono a tutti i livelli, a tutti questi livelli in cui si può descrivere la scrittura. Avvengono a livello di composizione, avvengono per quanto riguarda il processo di scrittura, che non è più quello associato
a un certo movimento della mano, a un certo modo di scrivere che comporta una diciamo un modo anche di disporre il corpo, no? Di prestare attenzione, di usare la vista, di usare, diciamo, la mano in un certo modo. Il computer richiede un altro tipo di concentrazione e di organizzazione sensoriale. Questo, diciamo, è indubbio. E alla fine cambia anche il testo, il prodotto, il testo scritto. Quindi le scritture digitali intervengono a tutti questi livelli. Per quanto riguarda lo strumento della composizione, in modo molto sintetico, poi se volete dopo torniamo su questo argomento, però quando pensate che cosa significa, no, digitare un testo oppure usare la tastiera virtuale rispetto alla scrittura manuale, è qualcosa di estremamente, estremamente diverso. E i primi studi che sono stati fatti negli anni 80 sulla composizione al computer, questo prima che entrasse il problema della comunicazione, cioè dell'apertura del testo alla comunicazione, alla rete. Che cosa dicevano i primi studi? Studi fatti negli ambienti professionali, cioè quelli dei giornalisti, quelli che scriveva per professione, principalmente, diciamo, questi. Dicevano che, ad esempio, nel caso dei giornalisti si osservava che la digitazione, la scrittura al computer comportava una minore organizzazione del testo. Cioè la fase di gerarchizzazione delle informazioni, che peraltro per un giornalista è molto precisa, perché noi abbiamo la regola delle 5 W, no? Quindi la struttura, per esempio, di un'agenzia di stampa è stabile, è uguale in tutti i paesi, in tutte le lingue. Che cosa succedeva? Che, diciamo, di solito l'approccio era quello di mettersi immediatamente a scrivere. Perché? Perché era più semplice. La possibilità di correggere. Possibilità di correggere, di manipolare la scrittura, di tornare indietro, di poter cambiare una parola con facilità, no? Questo rispetto alla scrittura a macchina, faceva sì che, diciamo, si percepisse il foglio digitale come qualcosa privo di diaframma tra pensiero e scrittura, per cui queste agenzie di stampa si allungavano in modo notevole. Questa è la, diciamo, prima, diciamo così, reazione di fronte a questo tipo di scrittura. Altre evidenze, queste sono importanti perché credo tutt'oggi funzionino in questo modo per chi, diciamo, scrive al computer. Il fatto che la pagina digitale conduce ad un disorientamento. È una pagina infinita potenzialmente. Se noi cominciamo a scrivere qualcosa che ha 100 pagine o ne ha 5, a volte dobbiamo con il trova dobbiamo andare a cercare la parola che ci serve, perché non abbiamo la percezione di dove si trova quella parte, no? Perché il testo può essere molto esteso, un testo può ha come dimensione non la pagina ma una schermata che non corrisponde né a una pagina né a un paragrafo, quindi è cambiata proprio l'unità di misura della scrittura. Questo può essere disorientante. Allora, uno dei primi i primi studi hanno verificato il fatto che ad esempio le revisioni, che dovrebbero essere molto più semplici al computer perché è più facile, io posso spostare intere porzioni di testo avanti e indietro, no? In realtà le correzioni erano frequenti ma locali, cioè revisioni profonde che rivoluzionassero il testo non si facevano. Magari si cambia una parola, si cambia una frase, ma la stessa unità di misura, che è quella dello schermo, non porta a delle revisioni globali. Quando noi scriviamo, cioè nel tipo di scrittura tradizionale, con la scaletta, una stesura, poi magari la copia in bella, no? Questi sono, diciamo così, i processi. Allora, col computer saltano, in qualche modo saltano, ma è anche più difficile vedere la struttura. Se la scaletta, cioè se per esempio molti cambiamenti avvengono, non so se l'avete verificato, proprio dalla brutta alla bella, cioè si può anche radicalmente cambiare il testo, la disposizione degli argomenti. Questa cosa difficilmente avviene con il computer, perché perdiamo questo orientamento rispetto a questa infinita pagina. E in questo modo, in modo molto sintetico, la cosa è più complessa, però riassumo quello che dico: cambia lo strumento,
di scrittura e cambia anche il processo che precede e accompagna la stesura di un testo. Se prendiamo queste note che vi ho fatto e le trasferiamo in un sistema di comunicazione, la cosa è ancora più accelerata. Lì siamo in un altro ambito in cui prevale, diciamo così, l'aspetto invece dialogico, comunicativo, che ha altre caratteristiche. E poi come cambia è prodotto il testo scritto, perché questo testo tende ad essere sempre aperto. Difficilmente si chiude. Guardate che la digitalizzazione non soltanto ha cambiato le nostre abitudini, i nostri testi non sono mai chiusi, non sono mai finiti, ci sono sempre infinite versioni. Questa cosa non riguarda soltanto, per esempio, gli studiosi, no? Che elaborano più versioni, ogni volta che si apre un file si dà una numerazione diversa, no? Per aggiornare la versione di un testo, ma ormai riguarda anche le leggi. Riguarda anche le leggi sono aperte, anche quelle pubblicate in gazzetta, non c'è mai un testo definitivo, o meglio, non arriva con, no, quella precisione con cui ci attenderemmo che una legge debba essere confezionata. Quindi questo discorso dell'apertura, della possibilità di rivedere, di revisionare, di tornare, è proprio tipico della scrittura digitale. Quindi teniamone conto a tutti questi livelli. Che cosa? Quindi quali sono le principali caratteristiche? Le scritture sono manipolabili, sono dialogiche, perché manipolabili, questa è una caratteristica importante, perché il fatto che si tratti di oggetti digitali a tutti gli effetti, cioè dal punto di vista della codifica, la scrittura oggi è la stessa cosa di un'immagine e di un video. Non c'è differenza a livello profondo e di codifica tra la scrittura e il resto, è un oggetto digitale come gli altri, cioè a livello profondo e di codifica non ha una specificità, e quello che noi vediamo sullo schermo non è altro che la traduzione di una serie di operazioni che fa il computer rispetto a questo livello profondo. Sì, forse l'ho messo nel manipolabile, nel senso, certo, la riproducibilità. Infatti ho messo citazioni, taglia e incolla, tutta questa parte, perché questi testi non sono di fatto mai, se si trovano in rete ovviamente, non sono mai chiusi. Non sono mai chiusi. Voi pensate all'infinità di citazioni, al fatto che si possa estrarre da un testo una qualunque parte, si possa riprodurre ovunque. Cioè diventa molto difficile, una volta che il testo è immesso nella rete, poterne controllare gli usi che ne fanno gli altri. Questo dal punto di vista testuale è molto interessante, perché siamo oltre la citazione qui. Cioè il sistema della citazione classica è terminato in questo modo, non è più controllabile. Questo è dovuto al fatto che la scrittura in quanto oggetto digitale è manipolabile, e si può cambiare, si può prendere da una parte, metterlo da un'altra, cambiarlo. Tutta la situazione della facilità del taglia incolla dipende da questo. Taglia incolla sono esempi minimi, ma poi ovviamente, diciamo, si possono estendere ad interi testi. C'è il tema del plagio, appunto, della riproduzione infinita. Quello che è interessante è che un testo, una parte di un testo viene riprodotto non più nel suo contesto. Pensate dal punto di vista pragmatico cosa vuol dire questo: prendere un messaggio e tra 10 anni trovarlo da un'altra parte, no? Questo è abbastanza inquietante, perché abbiamo scrittura, lettura, ma soprattutto la rete è un archivio. È un archivio infinito, dove niente scompare nonostante tutte le questioni di privacy, no? La possibilità, eccetera. Sono scritture, la scrittura digitale è dialogica, e questo fin dall'inizio, cioè è una caratteristica intrinseca delle scritture dialogiche, fin dai primi sistemi di comunicazione. Chi di voi ha usato o usa molto le email sa che nel caso delle email, proprio perché è una scrittura manipolabile, oggetto digitale, un'email si può dividere in turni, si può rispondere, un'email lunga di una certa estensione, se contiene più argomenti si può dividere in parti rispondendo alle singole richieste, il quoting in inglese, appunto il sistema di citazione in italiano. Quindi l'email è la prima creazione
della scrittura digitale intesa come comunicazione è già al proprio interno questa caratteristica, quella di poter manipolare il testo che arriva, cosa che non si poteva fare con le lettere cartacee. Dialogicità che poi è enormemente aumentata con l'avvento dei social network, questo è chiaro. E che cosa comporta la dialogicità? Guardate che il carattere dialogico non dipende solo ed esclusivamente dal dialogo reale. Noi dal dialogo reale, cioè dalla presenza di un interlocutore. Le scritture digitali per loro, diciamo, natura e per un fatto di interpretazione culturale sempre sono rivolte a qualcuno, aspettano una risposta, aspettano una conferma. Quando noi scriviamo un post su un social aspettiamo un like, aspettiamo che qualcuno ci dia conferma di quello che stiamo facendo, perché la nostra è quella che è stata chiamata la presenza esistenza. La presenza in rete coincide spesso con la nostra, con la conferma della nostra esistenza. Questo è proprio drammatizzato, però allora che cosa avviene? Molte delle nostre scritture hanno proprio questo carattere, cioè quello di richiamare una reazione e quindi di richiamare al dialogo. Dialogo, questo lo fanno i ragazzi, lo fanno con WhatsApp o usando chi usa Facebook per esempio, comporta dal punto di vista linguistico un notevole grado di informalità, comporta l'uso di alcuni espedienti linguistici come tutti i segnali discorsivi, l'enfasi, vi faccio vedere alcuni esempi. Qua ho preso, non abbiamo tempo perché ho già sforato tantissimo. Ecco, questi sono alcuni esempi, non mi ha tradotto, e qui c'era una serie di faccine. Questi sono messaggi che vengono inviati di una piattaforma di quella educativa per la richiesta di compiti, eccetera. Piccolo inconveniente. Si tratta di comunicare con i compagni di scuola, in questo caso ci sono 30 faccine, ci sono più punti interrogativi. Ecco, questo tipo di enfasi serve a dimostrare una vicinanza rispetto all'interlocutore, quindi a dare, no, un po' di calore alla comunicazione, ma ormai non c'è messaggio che non finisca con la faccina, cioè sembra impossibile, o con un punto esclamativo o con un punto interrogativo, sembra, no, non ha senso un messaggio dove non si enfatizzi qualcosa. L'enfasi serve a chiedere una risposta, a chiedere un feedback. Guardate, bellissimo questo esempio. Scusate, ma i ghepardi che ho messo nella presentazione non c'entrano un cavolo. Ditemi se vi piace. PS, ho messo l'F al posto della V. No, quello. Cioè, questa è la rapidità, no? Poi la formula di esordio, ne trovate molte in questa piattaforma, scusate ma, scusate il ritardo ma, buongiorno, scusate mi potete, sono molto formulari anche queste richieste, però vedete, buongiorno a tutti, no? Questo prolungamento, eccetera, l'uso delle maiuscole per il grido e così, cioè, queste sono cose normali. Questi sono ragazzi di una seconda media, quindi hanno già imparato tutti questi elementi. Allora, l'altro elemento, poi cerco di chiudere, poi torniamo insomma sugli approfondimenti, sono scritture frammentarie. Il frammento è la dimensione oggi della comunicazione. La scrittura, questo fin dagli SMS che sono stati i primi testi brevi, oggi la scrittura la scrittura digitale è soprattutto una scrittura di frammenti, non soltanto per il fatto che è collegata al dialogo, non soltanto perché scriviamo, abbiamo dei limiti dei caratteri in certi ambienti, ma perché il frammento è la dimensione della lettura sullo schermo anche per testi di una certa ampiezza. Tutti i manuali, se voi prendete i manuali di scrittura per il web, vi diranno: dividete il testo in blocchi. Dividete il testo in blocchi, in parti. Prendete un giornale come Repubblica, se aprite una pagina vedrete non solo i blocchi, all'inizio non li avevano inseriti, poi l'hanno fatto, ma vedrete anche dei titoli, che vengono messi ad ogni paragrafo. Quindi queste sono tutte istruzioni che fanno sì che ogni parte, anche se il testo è continuo, evidentemente non è un messaggio, sia diviso in blocchi, in parti, sia parcellizzato e comporti dal punto di vista della stesura qualcosa di completamente diverso. Pensate a tutti i coesivi che saltano completamente.
a tutti gli elementi di coesione, perché siamo in un ambiente completamente diverso. Allora, suggerimenti per chiudere, poi andiamo. Allora, che cosa fare di fronte a questa situazione? Abbiamo visto la scheda iniziale con l'esercizio. Esercitare forme di scrittura non frammentaria, perché questa è già la norma quando si usano i dispositivi digitali. Ed evidenziare le differenze fra una scrittura effimera e una non effimera, tra un dialogo fra pari e invece una discussione documentata. Cioè insistere su questi elementi. Dedicare più lezioni alla stessa attività di composizione multimediale, in modo da favorire la concentrazione, cioè se devo costruire un ipertesto lo farò per più lezioni, non lo farò in mezza giornata perché non serve a niente, bisogna lavorare sulle singole parti e lavorare sulla struttura, lavorare sulle singole parti come testi, e poi Jacopo vi farà vedere come si può lavorare su questi, però favorire la concentrazione, l'ipertesto non è qualcosa che serve a divertirsi, è un testo, è come scrivere, è come il compito il compito a cui sono, diciamo, abituati di scrittura, la narrazione, la descrizione e così via. Evitare quindi l'identificazione dei dispositivi digitali con il gioco. Ridurre l'impatto emotivo nella comunicazione. C'è il cosiddetto effetto click e esiste anche ormai una disciplina che si chiama sentiment analysis, che analizza le tendenze degli utenti di un sito per vedere, ad esempio viene molto applicata per vedere come su Twitter si seguono, applicata a Twitter sostanzialmente, vengono seguite le serie TV, le reazioni che si hanno di fronte al personaggio che muore, no? Ci sono tutte le comunità che seguono le serie TV che commentano in diretta sui vari social quello che sta avvenendo. Allora, esistono dei sistemi ormai automatici, degli algoritmi che estraggono dai tweet di chi sta seguendo il programma la reazione immediata di chi lo sta guardando, e questa disciplina si chiama sentiment analysis, viene usata per le indagini di mercato eccetera, è possibile immediatamente estrarre. Però che cosa significa questo? Che certi strumenti noi li usiamo proprio come reazione immediata, no? L'effetto click, sì, no, mi piace, non mi piace. Allora, evitare questo, cioè evitare l'identificazione tra scritture digitali e comunicazione con questa reazione emotiva immediata, senza una vera e propria riflessione, perché è quello che vediamo che fanno gli adulti oggi in rete. Se vogliamo creare dei cittadini un po' più consapevoli, che sappiano usare la scrittura per scopi che non siano l'insulto, dobbiamo anche educarli a argomentare, cioè non immediatamente reagire allo stimolo, no? Perché di farsi ridurre ad un livello pavloviano, dico io, no? Di quello sì, no, e scrivere quindi in base allo stimolo. Sfruttare poi le caratteristiche del web per sviluppare le abilità di scrittura, per esempio lavorare sulla sintesi. Bisogna essere sintetici, benissimo, però la sintesi ha delle sue caratteristiche, deve essere ben fatta per essere informativa. Allora, tutto ciò che potete fare per, ad esempio, ricavare dei titoli da un testo e fare quell'operazione che ho detto prima, esiste nel caso dei giornali, i sottotitoli, dividere un testo in sequenze e chiedere ai ragazzi di aggiungere un sottotitolo, dai sottotitoli dati ricavare una scaletta da cui poi ricomporre il testo. Questo potrebbe, è un'operazione che fate normalmente, no? Che fate già. L'importanza di gerarchizzare e di cogliere le parole chiave in un testo. Molti ragazzi hanno difficoltà a cogliere, a fare le sintesi, perché non colgono le parole fondamentali, quelle traduciamo in ipertesto che potrebbero essere trasformate in un link o in un tag, cioè in una forma di etichetta che poi renderà quel testo rintracciabile in rete, perché se non riescono a dare una sintesi, se non riusciranno a sintetizzare il testo in base ad una serie di parole chiave che siano significative, quel testo scomparirà, non sarà più trovato nella rete. Quindi queste operazioni, che sono operazioni logiche, si possono esercitare e sono importanti. Usare la logica del database, cioè organizzare in forma gerarchica i materiali,
Quello che diceva all'inizio sui siti, come sono organizzati e strutturati i materiali? Spesso molto male, non c'è una logica. Lo dico anche su, una volta ho fatto un'indagine su più siti di università e ho visto che, trovate il servizio biblioteca dalle voci più disparate, no? Sotto studenti, docenti, sotto didattica, cioè non c'è, cambiano in ogni sito universitario. Questo vuol dire che insomma, forse non è detto che la logica sia unica, attenzione, non sto promuovendo il pensiero unico, ma sto dicendo che forse si può arrivare a una gerarchizzazione di un certo tipo. Quindi fare tutte queste cose. Avevo altri esempi, però siccome mi sono dilungata troppo, io direi di poi ritornare in seguito con altri esercizi e diciamo con gli scopi, no, di tutto questo, di questo lavoro. Penso di avervi dato così un'idea molto generale della quantità dei problemi, ma soprattutto della necessità di cominciare a lavorare con questi scopi, con questa mentalità. E è un fatto che non riguarda soltanto la scrittura in sé o l'uso dei nuovi media, si tratta di nuovi strumenti per la cittadinanza. Perché oggi il divario digitale è fortissimo tra generazioni e aumenterà sempre di più e a scuola c'è un problema che la scuola deve gestire, che è quello del divario digitale dovuto a problemi di natura sociale, l'estrazione sociale dei ragazzi. Tutti è vero hanno il cellulare, ma poi o magari hanno un tablet, come lo usano con i genitori? I genitori li aiutano ad usarli? Cioè li insegnano come li seguono in questo percorso, come un tempo si seguivano i ragazzi quando si insegnavano a scrivere, a fare l'esercizio, oppure no? Questo può generare un divario che non è solo generazionale, ma è proprio una partecipazione piena alla cittadinanza. Molte operazioni ci saranno richieste da oggi in poi online e si dovranno fare ormai quasi tutte. La ricerca di informazioni appunto è fondamentale, le consultazioni aumenteranno, appunto le consultazioni online per esprimere il proprio parere, ne abbiamo avuto proprio esempi anche sulla scuola, no? Sapersi esprimere compiutamente significa poter convincere gli altri, poter esercitare il proprio peso, quindi è fondamentale concentrarsi su questi elementi e su questa comunicazione che non è futuro ma è già molto, molto presente. Allora io direi di finire qui l'organizzazione, facciamo una pausa e poi riprendiamo, facciamo una pausa di, io direi, un quarto d'ora, 20 minuti, perché immagino abbiate tante domande. Abbiamo adesso la parte proprio ancora più pratica di quella che vi ho fatto vedere. 20 minuti possono andare? Dunque io, ascoltando la professoressa Pistolesi, ho provato un pochino di così disagio, perché vengo subito dopo, perché alcune cose che mi ero preparato coincidono e alcune cose si sovrappongono, però vedete che il linguaggio che uso è diverso. D'altra parte io non sono uno specialista, sono un insegnante e quindi uso un linguaggio più meno meditato, volendo. La mia intenzione era di partire da una riflessione sulle indicazioni nazionali per capire cosa siamo legittimati a insegnare, perché in fin dei conti quelli, per quanto indicazioni, sono ciò che equivale ai vecchi programmi ministeriali e c'è un'idea, come vedrete, abbastanza precisa di cos'è il tipo di scrittura che ci si aspetta che noi insegnanti di scuola media insegniamo, appunto. E poi passavo a vedere che tipo di scrittura i ragazzi praticano e quali possibilità sono offerte dalla rete, proprio come modalità di scrittura, per poi chiudere con delle proposte operative. Ora, siccome la professoressa Pistolesi ha introdotto già l'argomento delle indicazioni nazionali, facendo vedere per esempio che nel profilo si parla di una competenza digitale che però è più che altro una competenza digitale di tipo passivo, cioè la capacità di utilizzare le risorse offerte dalla rete, ma utilizzarle
non produrre risorse offerte dalla rete. Io, se mi permettete, su questo vado un pochino più rapido per poi arrivare più a concentrarmi un po' di più sulle altre due parti. Mi limito ad alcune, vedete, proprio avevo riportato anch'io il profilo delle competenze, mi limito ad alcune osservazioni. Prima di tutto, sapete che le indicazioni sono organizzate, siamo a scuola del primo ciclo. La scuola dell'infanzia non è esattamente scuola del primo ciclo, però rientra comunque in queste indicazioni. Si parla di nuovi media per la prima volta a livello della scuola dell'infanzia, però la multimedialità è intesa appunto come contatto con i nuovi media. La fotografia, il cinema, la televisione, il digitale entra al pari di questi altri media, e l'idea sarebbe che la scuola avvia i ragazzi ad un contatto con queste forme di comunicazione. Passiamo poi alla scuola del primo ciclo. Voi sapete che ci sono dei preamboli prima dei traguardi, no? Ecco, questo viene dal preambolo sull'italiano della scuola del primo ciclo. Si parla della scrittura come un processo articolato. Appunto, si possono distinguere le fasi della scrittura, e certamente la fase materiale della stesura del testo è una parte della scrittura. Si parla della necessità di un approccio interdisciplinare, questo già a livello della scuola elementare, e a me viene immediatamente in mente che nella mia esperienza l'approccio interdisciplinare non è così marcato e forse dovremmo lavorarci di più. Si parla di varie tipologie testuali, si parla di testi per lo studio, di testi funzionali, testi narrativi, testi espositivi e testi argomentativi che dovremmo insegnare, ma come vedete non c'è una tipologia specifica legata alla scrittura digitale. E si parla di produzione di testi fantastici come luogo privilegiato per la sperimentazione delle possibilità espressive della lingua, e qui compare il termine multimedialità, quindi anche la sperimentazione della multimedialità. Cioè la multimedialità che è una specie di punto di arrivo in un percorso di crescita nella competenza della scrittura, che a livello almeno della scuola del primo ciclo va sperimentata come luogo della creatività, no? di sperimentazione delle possibilità espressive. Poi si possono vedere nei vari traguardi e nei vari obiettivi di apprendimento, si parla di scrivere articoli che potrebbero essere messi sul giornalino o sul sito web, ma non c'è differenza nella modalità di scrittura, è semplicemente una destinazione possibile. Si parla di sperimentare liberamente anche con l'utilizzo del computer, quindi il computer è un anche, varie diverse forme di scrittura, integrando eventualmente il testo verbale con materiali multimediali. Quindi la multimedialità è qualcosa che esula dalla scrittura, perché se il testo verbale si aggiunge, il testo verbale non è multimediale, e questo secondo me è una cosa sulla quale invece un po' è utile riflettere. Andiamo alla scuola media e traguardi, espone realmente avvalendosi di strumenti di supporti specifici, schemi, mappe, presentazioni al computer. Ve lo anticipo, gli schemi e le mappe sono testi multimediali. Però nella percezione, nella descrizione che viene fatta, nelle nostre indicazioni nazionali, la multimedialità, ripeto, è più che altro intesa come nuova multimedialità, no? Come quella multimedialità legata al fatto che oggi ci sono le tecnologie della comunicazione. E poi compare nei traguardi della scuola media, produce testi multimediali. La cosa curiosa è che questi testi multimediali che noi dovremmo insegnare a produrre non hanno uno sviluppo graduale all'interno dei traguardi veri e propri. Cioè, se noi andiamo a vedere gli obiettivi di apprendimento a livello della terza, a livello della quinta elementare, a livello della terza media, non si parla mai della produzione di testi multimediali. La multimedialità interviene semmai in altre discipline, di nuovo per lo più come fruizione di testi multimediali, se andiamo a vedere negli obiettivi dell'educazione artistica, arte e immagine. La tecnologia un po' più è impegnata anche nella produzione di qualcosa di multimediale, però certamente, ecco, la multimedialità c'è, ma non c'è una idea specifica di che cosa in realtà dovremmo insegnare. E questo, secondo me, lascia aperti degli interrogativi ai quali noi dobbiamo cercare di dare delle risposte. Ripeto, perché poi questa è la fonte della legittimazione di quello che insegniamo. Circoscrive un perimetro all'interno del quale, in teoria almeno, dovremmo restare. Il fatto che si parla della scrittura di email, di post di blog, di presentazioni, quindi di una scrittura digitale, nominata, io mi permetterei di dire, non c'è una specificità anche in questo. Comunque, sì, è vero, compaiono negli obiettivi di scuola media. Quello che prevale, direi, è l'idea del digitale come strumento.
il computer, proviamo a scrivere al computer, sostituisce la macchina da scrivere, sostituisce la penna, però la scrittura è scrittura, non si esplicita nessuna specificità e poi, come vi dicevo, per me il problema di fondo è, ma come le mappe concettuali sono multimediali? C'è l'immagine. Allora, ecco il secondo punto. Qui io mi sono sforzato di fare alcune riflessioni su che cos'è invece che ci interessa dal punto di vista della scrittura digitale. Prima di tutto, la scrittura è una delle forme espressive che abbiamo a disposizione. La comunicazione più naturale, più spontanea, è multimediale, a cominciare dal fatto che parliamo, gesticoliamo, guardiamo, eccetera. E quindi la multimedialità non è un punto d'arrivo, semmai è un punto di partenza. È più corretto pensare che la scrittura pura, testuale, è il punto d'arrivo, perché è la forma di astrazione massima. Insomma, io credo che su questo ci possiamo trovare abbastanza d'accordo senza grandi e però è un punto molto importante questo qui, perché ci dà indicazioni su cosa, come possiamo lavorare, su cosa possiamo puntare ad insegnare, cioè intendere la scrittura digitale, multimediale, ora cercherò poi di distinguere questi due termini, come anche la possibilità, l'occasione di tappe intermedie in un percorso di crescita che ha come obiettivo finale quello della produzione di un testo scritto puro. Perché secondo me questo poi è il bisogno di fondo. Io lo terrei fermo come obiettivo, quello di arrivare a farli scrivere realmente. Se ragioniamo un pochino di digitale inteso come internet, la scrittura è ovunque, anche se non si vede. Le occasioni di scrittura sono infinite. Pensate per esempio al fatto che un film è scritto prima di essere girato. E la scrittura di un film è una scrittura profondamente diversa dalla scrittura di un testo in prosa. Perché è una scrittura, per esempio, che si serve di strumenti che sono multimediali, tipo lo storyboard. C'è una scrittura di una sceneggiatura, poi si fa lo storyboard, cioè si fanno le vignette in cui c'è la parola che si affianca a delle immagini, no? Io non so, conoscerete tutti gli storyboard di Fellini, perché insomma sapeva anche disegnare. E se andiamo a vedere cosa sono i giornali online, esistono dei giornali che esistono solo online. Io qui facevo l'esempio del Post, ora per lasciare un po' di spazio a Frida in fondo, magari non vi faccio vedere, andate a guardare l'esempio del Post, è un giornale per me interessantissimo, soprattutto quando propone le gallerie fotografiche, no? I 10 luoghi più interessanti da un certo punto di vista, e sono serie di fotografie con dei commenti che però sono estremamente significativi. Quindi la scrittura che entra anche come supporto all'immagine o come completamento dell'immagine. Se andiamo a vedere i siti web, la scrittura nei siti web è una scrittura profondamente diversa, non solo perché la coerenza complessiva del testo è quella di un testo multimediale, che è cosa ben diversa da un testo su una pagina, ma anche perché ci sono dei vincoli nella scrittura su dei siti web. Per esempio il fatto che esiste un problema di spazio e quindi il blocco testuale deve essere più piccolo, deve essere più corto, e questo pone il problema a chi scrive nel sito web di una capacità semantica, di una densità semantica molto maggiore rispetto alla libertà, alla distensione che possiamo avere in un testo scritto di tipo tradizionale. E poi esistono varie forme di scrittura parziale nei siti web che non sono meno importanti, i titoli, i sottotitoli, le didascalie, i metatag, io credo che sia nell'esperienza di tutti che quando salviamo un file, se mettiamo il nome a caso non lo troviamo più. Figuratevi cosa può succedere su internet se si mettono nomi sbagliati. L'altro giorno facevo vedere una mappa concettuale che avevo scaricato da internet e senza preoccuparmi del nome mi ero tenuto il nome che genera, ve lo faccio vedere dopo come l'avevo fatto, ed era una sequenza di lettere e numeri del tutto casuale, impossibile da ricostruire, e soprattutto chi scrive per internet ha il problema poi, per esempio, di essere tracciabile da Google. E Google, nomi dati a caso, non li traccia. Esiste addirittura una branca della scrittura su internet, si chiama SEO, che è la scrittura funzionalizzata alla indicizzazione su Google. Esistono modi di scrivere che sono specificamente pensati per garantire una maggiore visibilità su Google. Dal punto di vista commerciale capite bene che è fondamentale, perché se io faccio la ricerca di un albergo in una grande città, è facile che non vada a vedere il centesimo, mi fermo ai primi 10.
e quindi essere nei primi 10 garantisce un ritorno, e quindi ecco un'altra specificità della scrittura. E poi se pensate a come si sta diffondendo questo uso della pubblicità come storytelling, in cui l'oggetto pubblicizzato entra all'interno di una storia, abbiamo addirittura dei casi di storie che diventano delle vere e proprie serie, no? In cui l'oggetto pubblicizzato non è al centro, ma è inserito, contestualizzato, utilizzato, magari anche semplicemente messo sullo sfondo di una storia. Quindi anche la scrittura della pubblicità, e guardate anche della pubblicità online, è una forma di scrittura narrativa, ovviamente diversa da quella che si incontra andando a leggere un racconto. Quindi, la scrittura che non è fatta di sole parole. Questo è l'aspetto fondamentale, secondo me, se andiamo a vedere la scrittura sul web. Scrittura che è subordinata all'aspetto visivo, il testo che è ridotto al minimo, appunto, termine tecnico è il copywriting, che vuol dire scrivere ad alta densità semantica, scrivere poche cose che dicono tantissimo perché lo spazio è poco. La scrittura che diventa essenzialmente una sceneggiatura. Dopo cercheremo cercherò di proporvi un esercizietto di costruzione, di progettazione di un sito web, e non siamo molto lontani dalla sceneggiatura, e quindi scrittura che è funzionale alla creazione di qualcos'altro che la scrittura la presuppone ma magari non la mostra, o non mostra tutta quella scrittura che c'è dietro. E la novità per me notevole, della quale è necessario tener conto, è che ormai è multimediale il racconto, cioè proprio l'attività di raccontare è diventata un'attività multimediale. E secondo me, io non so, poi immagino che le nostre esperienze coincidano abbastanza, ma la difficoltà che i ragazzi hanno a raccontare solo a voce, secondo me riflette molto il fatto che non sono esposti al racconto orale o solo verbale. Non, più o meno nella loro esperienza non esiste più, se non attraverso quei racconti che noi li facciamo leggere attraverso le antologie, e che spesso non sono nemmeno proprio l'elite dei racconti, per il resto hanno esperienze di racconti che sono multimediali, in cui certamente la scrittura entra, ma è una parte del racconto, è funzionale, è una scrittura collegata, integrata con altri aspetti, appunto all'interno di questa multimedialità. Per cui la competenza che è richiesta dal web oggi è una competenza di tipo narrativo, essere in grado di raccontare, però è una competenza che non viene resa operativa solo attraverso le parole. E questo è, secondo me, un punto di partenza. Vediamo, io mi sono chiesto anche qui, lo faccio da insegnante, quindi senza... Però, quali sono le esperienze di scrittura? Sono andato a chiedere ai ragazzi, scusate, ma voi dove scrivete? Ah, su WhatsApp, su Facebook, poi ci sono le chat dei videogiochi, e poi qualcuno ha detto anche scrivo su Wikipedia. Ci ho messo qualche minuto a capire cosa vuol dire che scrivono su Wikipedia, che fate le voci di Wikipedia, perché effettivamente si può, Però, no, la scrittura su Wikipedia è il copia e incolla, che loro considerano scrittura. È vero che anche a me fa ridere abbastanza questa cosa, però è significativa, cioè è una forma di scrittura questa cosa qui. Per loro produrre un testo scritto è anche andare su Wikipedia, prendere un pezzo e trascriverlo. E penso che tutti abbiamo esperienza della difficoltà di fargli capire cosa c'è che non va in questo. Proprio hanno perso la percezione che la scrittura è produzione autonoma, no? Poi andiamo a vedere cos'è la scrittura su Facebook e su WhatsApp. Beh, l'uso delle immagini è fondamentale, c'è un'impostazione ipertestuale. Quante volte succede, ma succede anche a me, di trovarmi impelagato in una discussione su WhatsApp o su Facebook. Io uso più Facebook, a dire la verità, e fra l'altro è uno strumento che veicola le pulsioni più basse, le volte si diventa cattivissimi su Facebook, iperpolemici, eccetera. Ma una forma di argomentazione fondamentale è il link, quasi a dire non c'ho voglia di stare a scrivere, leggiti quest'altra cosa, che è la forma moderna di citazione, però è una citazione poco pensata e soprattutto non parziale, una citazione totale. Ti sparo tutto l'articolo e il più delle volte tutto l'articolo non me lo sono nemmeno letto. Io sono un grande lettore in caccia di preda,
per usare le, sono un accanito cacciatore di prede su internet. La lettura approfondita su internet la faccio un po' meno, ma io preferisco ancora il libro. Ed è una scrittura estremamente frammentaria, sia quella di Facebook che quella di WhatsApp. Ribadisco, io WhatsApp lo uso meno, però mi risulta, e cerco anche di girarne alla larga, credo per ovvi motivi, mi risulta che i ragazzi lo praticano moltissimo. Esiste il gruppo di WhatsApp che sviluppa un gergo proprio in cui la scrittura è piena di impliciti e in cui vengono fuori di nuovo cose che nella scrittura non dovrebbero starci tanto, cioè siamo veramente al limite della oralità, di una forma nuova di oralità, no? Anche se poi lo strumento è scritto. Le chat dei videogiochi, quello sono un altro mondo interessantissimo, praticato pochissimo, l'ho visto un pochino, ma so che si pratica il plurilinguismo. Se provate a chiedere se parlano lingue straniere, qualcuno vi risponderà sicuramente di sì, perché scrive in una specie, secondo me una forma di esperanto, sono davvero, cioè, sono misti, sono dei centoni linguistici, non so come dire, ma sì, ma mettono insieme, è la lingua dei Minions, no? Tre parole, una in italiano, una in inglese e una che appartiene al mondo virtuale del videogioco, che facilmente non esiste al di fuori di quel mondo. La struttura di nuovo è super frammentaria, il link anche qui, come faccio a fare questa cosa? Pa, vai col link, leggitelo. Sì, i tutorial sono un'altra cosa, e appunto le immagini. Allora, queste sono le esperienze di scrittura, però sono esperienze di scrittura. Scrivono. E allora che cosa gli insegniamo? Beh, la prima cosa è superare la passività e la pigrizia. Questo è il problema gigantesco. Io invento continuamente, forse esagero anche, anzi è una fase in cui mi sto chiedendo se non è proprio questo il problema, che li moltiplico occasioni di scrittura, li vedo proprio, invento degli esercizi secondo me bellissimi, io penso sempre me l'avessero proposto a me alla scuola media, io ho un ricordo terribile della scuola media e quindi il mio essere insegnante è una lotta continua contro quel modello lì dal quale mi voglio emancipare sempre di più. Gli propongo delle cose complicatissime, alla fine vedo sguardi sconcertati e i più coraggiosi mi dicono io non ho capito cosa devo scrivere, ottenendo alle volte delle reazioni iraconde da parte mia. Gli altri se la cavano con due paroline. Lo stimolo a una scrittura articolata è un bel problema, e d'altra parte non ne hanno bisogno, è evidente che è questo un compito della scuola, cioè riportarli alla percezione che è utile sapere anche articolare per scritto un discorso lungo, non limitarsi a questa frammentarietà, ed è un bel problema. Superare appunto la frammentarietà in funzione di una nuova coesione testuale, parlo anche di coesione perché la coesione di un testo scritto non è quella di un ipertesto, e poi certamente fare i conti con questa multimedialità che c'è, alla quale loro sono esposti, che devono saper utilizzare. Pensate che il solo saper scrivere decentemente una lingua, magari anche una lingua straniera, aumenta notevolmente le possibilità di trovare lavoro. Ora, noi insegniamo ad un'età in cui, però, quanti ragazzi ci passano sotto gli occhi e ci chiediamo ma te cosa fai dopo, perché non studi nulla, non stai imparando un granché, sì, stai crescendo, magari gli aspetti relazionali, riesci a gestirli, però quando vai via da qui? E quindi anche l'idea che magari gli si insegnano delle strumentalità che possono cercare quantomeno di arricchire per poi rivendersele sul mercato del lavoro non è male, e quindi l'idea di insegnare a progettare, produrre un testo destinato al web e quindi a saper cogliere la specificità dei vari codici che entrano in questo testo. Quindi, partire dall'idea che la scrittura, dall'ovvietà che la scrittura è una competenza trasversale che entra dovunque, dell'importanza di una educazione all'immagine. Io nella mia attività di insegnante risento moltissimo della mancanza di una adeguata educazione all'immagine, non c'è proprio nella mia formazione, certo ho dato esami di storia dell'arte, ma non è questo che intendo, e quindi e qui c'è quell'aggancio interdisciplinare che nelle indicazioni esiste, è fondamentale poter lavorare con delle competenze diverse e riaffermare il principio che non è l'insegnante di italiano che insegna a scrivere, perché non è solo ad italiano che si scrive. E
spero che non vi sia capitato, ma è piuttosto mortificante sentirsi chiedere da insegnanti di scienza o di matematica: ma scusa, ma te la relazione gliel'ha insegnata perché guarda che non la sanno fare? E lì c'è un problema, non ci siamo messi d'accordo, cioè io gli ho insegnato a fare magari un tipo di relazione che ha esigenze anche semplicemente linguistiche ben diverse dalla relazione alla quale alludono loro. Se lavorassimo in modo effettivamente interdisciplinare, probabilmente questo problema non si porrebbe e probabilmente anche la qualità dei risultati che possiamo ottenere sarebbe molto, molto maggiore. E poi l'ultima osservazione: il digitale è certamente uno strumento, ma è anche un ambito specifico della scrittura. Almeno il web, la scrittura per web è una scrittura particolare. E arriviamo alle proposte. Allora, la prima proposta è: proviamo a farli lavorare sulla struttura. Nella fase della ideazione e pianificazione, uso i termini che ci sono, che sono riportati nelle indicazioni nazionali, questo esempio che volevo fare è: facciamoli progettare un ipertesto. Allora, esistono svariati strumenti, io quelli che cito qui sono quelli che uso io, ma ce ne sono di tutti i tipi e basta cercare e guardarsi un pochino intorno e se ne trovano di tutti i tipi. Questi hanno, i due che riporto qua, hanno il vantaggio di essere sostanzialmente diversi, sono entrambi siti gratuiti per fare mappe concettuali. Il primo è un sito in cui la mappa concettuale viene generata attraverso la creazione di una scaletta scritta, non direttamente la grafica, e questo è molto utile perché li costringe appunto a creare una gerarchia di informazioni che poi si traduce in qualcosa di grafico che quindi può poi essere utilizzato, e dopo intenderei farvi vedere degli esempi. Allora, noi dobbiamo partire dal presupposto che in questo sito che si chiama Text to Mind col 2, la gerarchia viene data semplicemente dalla spaziatura verso destra. Il termine, la riga che è più a sinistra sarà al centro della mappa e via via i rapporti di filiazione sono dati dalla spaziatura verso destra. Per cui, per esempio, facciamo un esempio, sto facendo finta di fare un esempio, l'ho già preparato come cuochi nelle trasmissioni di cucina, no? Vediamo che cosa potremmo fare. Io immagino che tutte le scuole medie abbiano un torneo di qualche cosa. Allora, facciamo il sito del torneo. Ovviamente la pagina di apertura sarà il torneo di, e non completo, pallavolo, pallamano, calcetto, quello che fate nelle vostre scuole. Quali pagine devo poter trovare in questa pagina di apertura? Quali link? Dove altro devo poter andare? Beh, qui si tratta anche un pochino di inventare. Posso trovare, per esempio, non lo so, fare una specie di concorso, che ruoli vuoi avere, cosa vuoi partecipare, non come giocatore, ma noi lo facciamo, di usare i ragazzi per fare gli arbitri, per fare segnapunti, eccetera, eccetera. Quindi potremmo fare una pagina, vuoi partecipare, e avremo delle sottopagine, scusate qui mi è saltata una O, vuoi... Ah, non si legge? Aia, non si legge. Allora vado subito direttamente al risultato finale. Vuoi partecipare? Poi ci metto come arbitro, puoi partecipare come statistico, puoi partecipare come presentatore, quello che col microfono annuncia le squadre che scendono in campo, eccetera, eccetera. Poi magari possiamo pensare di mettere una presentazione delle squadre, quindi faremo i partecipanti e poi possiamo pensare che ciascuna squadra scriverà un qualcosina su se stessa per presentarsi, saranno simpatici, non simpatici, eccetera, e quindi ciascuna squadra, no, si presenta. D'accordo? Ora qui, visto che si vede male, taglio. Con questo pulsantino qui si genera la mappa. Ed è possibile, e questo è un altro aspetto interessante, intervenire poi sulla distribuzione della mappa nello spazio, no? Vedete che è molto bellino questo sito, perché si passa dalla gerarchia, dalla scaletta, alla riproduzione grafica della cosa. Poi vabbè, posso scaricarmelo.
attenzione a come ve lo scaricate, nel senso sceglietevi il formato in funzione di quello che ci volete fare, perché un PDF non si può usare in qualunque situazione e un file immagine lo stesso, quindi magari scaricateveli tutti e due. E attenzione al meta tag, perché questo è appunto quel sito che genera dei nomi assolutamente impenetrabili, e quindi attenzione a scriverci un nome che vi permetta poi di ricostruire cos'è, perché sennò poi alla fine, quando avete una cinquantina di mappe, le dovete aprire tutte quante per sapere. Ecco una delle difficoltà della scrittura che dobbiamo insegnare. Torno alla mappa. Questo invece è un sito, anche questo, per fare mappe concettuali, però questo lavora direttamente sulla grafica. Questo è un programma più tradizionale per fare mappe concettuali. Vedete, c'è un centro, posso introdurre il figlio, posso introdurre il parente. Adesso ci dovrei scrivere qualcosa, ma insomma questo è un sito più tradizionale. Comunque ve lo segnalo perché anche questo ha il pregio di non richiedere nessuna iscrizione. Si va lì, si genera la mappa, si porta via, volendo, io lo faccio perché sono molto gentili a mettere a disposizione una struttura del genere, è possibile lasciarla nel cloud del sito, in modo che chi va a visitare il sito vede le mappe che sono state generate, ma si può anche non fare. Questo si chiama mindmoop.com. Sì, lascio i link. Mindmoop si scrive. Moop, sì, moop. .com. È ovvio che l'interdisciplinarità qua interviene nella proprio possibilità di usare programmi di mappe concettuali, che fra l'altro loro possono vedere da casa se hanno un collegamento, ma possono usare da scuola. Basta avere un laboratorio con 4 postazioni funzionanti su internet. Lo so che per molte scuole è molto, però insomma li dividiamo a gruppi e lavorano direttamente alla creazione delle mappe. Possono fare mappe per parole chiave del manuale di storia, del manuale di geografia, sulle cose che gli faccio fare io ovviamente, ma si può anche lì cercare un raccordo con gli altri insegnanti. Un altro tipo di struttura possibile è quella dello storyboard. Ora qui mi soffermo poco, vi segnalo che esistono varie app che si scaricano sui tablet, sia quelle in ambiente Android che quelle in ambiente iOS, che sono già pensate per fare lo storyboard, e questo permette di aggirare l'imbarazzo dei ragazzi che dicono io non so disegnare. Di solito quando dicono io non so disegnare, io gli rispondo non capisco perché non ti vergogni minimamente a scrivere malissimo e invece ti vergogni a disegnare male. La logica multimediale vorrebbe che le due cose si equivalgono. Questo di solito sblocca, per cui fanno gli omini con le stanghette. Lo storyboard è quella cosa, insomma, quella specie di fumetto in cui spiego cosa deve succedere in una scena e lo rappresento anche graficamente. Anche questa è una forma di progettazione di un testo. Vado avanti. Cosa posso fare poi con questa mappa? A questo punto dovrò suggerire, perché quello che interessa a me è anche riportarli a una dimensione testuale di scrittura, suggerire cosa possono mettere nelle varie pagine che hanno ideato. Allora, qui vi faccio vedere uno strumento che uso da non tanto tempo, ma secondo me è molto bello, che permette di fare dei tag su un'immagine, cioè cosa succede. Io carico l'immagine dentro questo sito e poi posso, semplicemente facendo clic su una parte dell'immagine, aprire una finestra all'interno della quale io posso poi aggiungere file audio, file video che ho girato, anche che ho pescato su internet, o indicazioni testuali. Questo mi permette di rendere disponibile ai ragazzi, e quindi disponibile anche da casa, delle indicazioni di lavoro. L'idea è: abbiamo fatto insieme una mappa per ideare un ipertesto, un sito, adesso scrivete quello che deve essere messo in ogni pagina. E quindi, per esempio, se vado qua sopra, vedete che mi si aprono, ora lo vedete malissimo, mi dispiace, mi si aprono delle spiegazioni che io qui ho fatto molto velocemente. Ci ho scritto, per esempio, nella pagina programma dovete scrivere cosa succede nella giornata, la data, l'ora, la descrizione. Magari pensate di mettere una foto del luogo, una foto della palestra o qualcosa, e magari anche un link
a come si arriva in questo posto, perché l'idea è, se è un sito, è accessibile anche da persone che non appartengono alla scuola e che magari non hanno la più pallida idea di come arrivarci. Lo stesso per le squadre, ogni squadra dovrà avere, ci sarà il logo della scuola, un logo della squadra, ogni squadra può farsi il logo con l'insegnante di arte se l'insegnante di arte è disponibile, se voglio metterci delle immagini, se voglio metterci un motto, e poi ogni squadra presenta se stessa nella pagina successiva, le informazioni, come ci si arriva, i contatti di riferimento, chi puoi chiamare se vuoi avere informazioni. Vuoi fare la tua parte? Cosa vuol dire questa pagina? Lo statistico cosa deve fare e cosa devi fare tu per iscriverti se vuoi fare lo statistico del torneo? D'accordo? Quindi questa è una modalità, però ovviamente non c'è nessun bisogno di ricorrere a internet, perché queste cose le faccio anche molto banalmente con, ecco, lo sapevo che qui adesso non si vede, perché l'ho eliminata, con un PowerPoint, mi carico l'immagine su PowerPoint, prendo delle caselle di testo e scrivo completo. Anche la creazione dell'ipertesto si può fare col PowerPoint, semplicemente facendo le varie pagine e poi creando, inserisci collegamento, invece che un collegamento a un sito web si mette un collegamento all'altra pagina, ma è assolutamente fattibile. Quindi è una forma di scrittura finalizzata a internet, non è obbligatorio avere internet a disposizione. Un altro esempio di scomposizione di una struttura, e quindi di scrittura fatta per blocchi di testo, è la possibilità di usare i moduli di Google. Allora, qui con una precisazione, Google offre una quantità sterminata di servizi, sono talmente tanti che a me dopo un po' viene una sorta di rifiuto, per cui vado a cercare cose altrove, però è vero che è molto comodo e basta un unico account, basta avere un indirizzo Gmail e si accede a tutti i servizi di Google, compreso per esempio il canale YouTube. Uno può avere il proprio canale YouTube semplicemente avendo un indirizzo Gmail, perché YouTube fa parte della galassia Google. Tra le varie cose che mette a disposizione ci sono gli strumenti di scrittura, esiste Google Docs per esempio, che è assolutamente analogo a un word processor di quelli che siano residenti sul computer, e poi esiste questa possibilità di creare i moduli. Vi faccio vedere qual è il risultato finale, se si vede, se è abbastanza grande, mica tanto, però ecco, questa è l'idea. Dunque, io questo è il blog che uso io per appoggiare tutti i materiali di lavoro della classe, loro vanno lì e trovano quello che vogliono, è indicizzato male eccetera, ma è il tempo che ho da dedicargli. Guardate, queste cose mangiano una quantità di tempo impressionante, però quando sono arrivato a lavorare, questa è una pagina del 2014, non l'ho riaggiornata ma l'ho usata anche l'anno dopo, quando in terza arriva a lavorare sul testo argomentativo, trova abbastanza utile scomporre il testo argomentativo in blocchi testuali, a seconda della funzione che questo blocco deve avere, e quindi proporre delle griglie. E mi è molto comodo utilizzare questo modulo di Google, perché cosa succede? Che loro vanno sul blog, si identificano, noi abbiamo degli accordi su come devono scrivere il loro nome per identificarsi. È una cautela inutile, ma trovo che sia utile invece a educarli a non dare troppo facilmente i propri dati personali, quindi usano un codice, si identificano, mi spiegano qual è la loro intenzione, quindi voglio che loro ragionino su qual è lo scopo complessivo del testo che cercano di comporre, e poi gli chiedo qual è la tua tesi. E gli chiedo di formulare in modo chiaro la tesi. E poi gli chiedo dopo, aspettate, lo scorrimento è questo, con quali argomenti intendi sostenerla? E poi gli chiedo di, vedete c'è anche una piccola spiegazione di cosa intendo per argomenti, e poi gli chiedo di articolare questi argomenti in tre blocchi. Lo schema che usiamo a scuola, usano tre di argomenti, perché poi bisogna dare dei confini, ma ovviamente
l'ideale è che arrivino a un certo punto a possedere talmente tanto il test argomentativo che si svincolano da questi blocchi e magari usano un unico argomento ma particolarmente forte. Comunque gli chiedo l'articolazione dell'argomento e la citazione di eventuali prove a sostegno dell'argomento, no? I dati di realtà o l'interpretazione di determinati dati che sembrano supportare questi argomenti. L'utilità di una struttura di questo tipo, facciamo così, se avanza tempo alla fine vi faccio vedere velocemente come si fa, è che nel momento in cui la inviano, voi la ricevete, la potete elaborare a casa, comodamente di notte, e la mattina dopo arrivate arzilli e contenti e avete già una lezione pronta sugli errori che loro hanno fatto, cioè riduce i tempi di correzione dei testi, perché uno dei grossi problemi della didattica della scrittura che incontro io è che quando faccio delle prove scritte a scuola, che sono quelle che poi mi porto a casa, mi porto a casa tipo 25 elaborati e non ci metto una mezza giornata a correggere, non glieli riporto il giorno dopo. Cerco di fare il più velocemente possibile, ma succede che c'hai consigli, succede di andare in là di una settimana dopo non si ricordano più che cosa hanno scritto. E non è più possibile imbastire una lezione sulla correzione di questi elaborati, perché quello che guardano è il voto. Questo invece è un modo di aggirare la questione. Esiste ovviamente la possibilità di portarsi a casa i quaderni, però l'obiezione è, scusi, ma io la lezione dove la faccio, allora non la faccio. E un conto è portarsi a casa 25 fogli, un conto è portarsi a casa 25 quaderni. Insomma, piuttosto complicatino. Quindi la correzione dei quaderni è ovviamente, almeno da parte mia, più sporadica rispetto alla correzione di elaborati scritti. Questo è una buona via di mezzo. Quindi, di nuovo, la possibilità di usare la rete per scomporre la struttura di un testo. Veniamo a delle proposte di lavoro interdisciplinari. Come possiamo lavorare per creare delle strutture che facilitino il racconto da parte dei ragazzi? Storia. Esistono degli strumenti bellissimi, secondo me, per costruire delle linee del tempo. Questa è una, ma ce ne sono tanti. Questa a me piace particolarmente. Vi faccio vedere l'esempio che mettono loro in mostra. Guardate com'è bella, c'è la linea del tempo in fondo qui e io posso caricare su ogni data che ho trovato, che ho selezionato, posso caricare immagini, video e scrittura che poi viene compare su internet ed è possibile scorrere, anche questo ovviamente è un ipertesto, ma qui è possibile lavorare creando una griglia vuota, tipo facciamo un bel ripasso di storia, vediamo le date fondamentali, le mettiamo su internet a disposizione di tutti, dal blog lo trovate, e a casa scrivete una spiegazione per ciascuna di queste date. E magari questa cosa si può fare in modo ancora più attento alla questione dello storytelling, cioè prendiamo un personaggio, ne seguiamo la vita di Attila, la vita di Napoleone, eccetera, identifichiamo alcuni snodi fondamentali, ma voi a casa, sulla base di questi snodi, dovete produrre un testo unico, quindi non destinato ad essere inserito lì dentro, ma un testo finale, elaborato, eccetera, che però si è giovato di una struttura narrativa ben precisa, perché vi ho detto io quali sono gli aspetti fondamentali da segnalare, e voi avete il problema di tradurre una progettazione già fatta, fatta in classe insieme è l'ideale, se no fatta dall'insegnante se i tempi in classe non lo permettono, una progettazione già fatta che va tradotta quindi nella produzione testuale vera e propria. Una cosa simile è possibile fare con geografia. Dunque, questo che vi faccio vedere è un sito che è sostanzialmente una versione semplificata di quello che è possibile fare con Google Maps. Con Google Maps è possibile costruire dei percorsi sulle mappe che hanno veramente uno sviluppo di tipo narrativo. Qui è più facile perché si appoggia su Google Maps, ma permette di... c'è una mascherina, io scrivo il luogo che voglio identificare, mi mette sul luogo un pallino rosso e poi io posso... commentare anche qui in modo multimediale quel pallino rosso. Allora,
Facciamo un bel ripasso del programma di geografia di prima, la descrizione del continente. Qui ci limitiamo ai mari. Ho costruito un percorso partendo dal Mar d'Azov attraverso tutti gli stretti, eccetera, e poi li posso proporre. Questo percorso voi lo vedete. Immaginate di fare un racconto di viaggio, andate a cercarvi informazioni aggiuntive, la griglia di nuovo l'avete, quali sono i passaggi fondamentali li avete, io posso mettere all'interno di questo percorso, era questo esempio che vi ho portato qui, non c'è scritto nulla, ma posso editare la mappa e vedrete che, vedete, per ognuno dei luoghi che ho identificato posso scrivere delle date, quindi posso dargli una scansione temporale precisa, posso dare indicazioni su che cosa voglio che facciano, posso dare suggerimenti e di nuovo attraverso un lavoro di tipo interdisciplinare si propone un testo progettato che loro devono tradurre in un testo scritto. Bellino a dirsi, a farsi, vi lascio immaginare appunto l'inerzia, la pigrizia, prof non ho capito, scusi, cos'è che devo scrivere su Mar d'Azov? Inventa, ovviamente si richiede ai ragazzi di essere attivi e d'altra parte è proprio il problema da cui siamo partiti. Ultimo esempio, questo ve lo faccio vedere dopo, non so se conoscete Google Art Project, è una cosa strepitosa, è l'equivalente di Google Street View però per i musei, si possono fare giri all'interno dei musei e capite subito qual è il gancio disciplinare, qui interdisciplinare, cioè io posso mettermi d'accordo con l'insegnante di arte, simulare una visita a un museo, creare una struttura come quella precedente, no? Cosa ho visto in questo museo e poi fargliela raccontare nella forma della guida, lì le tipologie testuali possono essere varie, anche semplicemente la descrizione del quadro, no? La traduzione di un'immagine in parole è un esercizio linguistico piuttosto complicato, ma le possibilità sono tantissime. Torno indietro, quell'altro ve lo faccio vedere più di sfuggita. Questo è uno strumento, Class Tools è un sito che mette a disposizione una grande quantità di giochi predisposti per l'insegnamento. Questo è bellino perché di nuovo gioca sulle carte, è un gioco di geografia, bisogna formulare delle domande che rendano identificabile un posto e poi ovviamente bisogna dire qual è la risposta giusta, loro sulla base della domanda dovranno poi muoversi, chi farà il gioco dovrà muoversi, qui è interessante farlo fare ai ragazzi, cioè l'esercizio di scrittura è scrivi, identifica un posto di geografia che hai studiato in modo da non dover dire troppo facilmente di quale posto si tratta, che so io, inizia per L e finisce per A e c'è un ponte che si apre, questo ovviamente è banale, però si può arrivare a dei livelli di complessità molto maggiore ed è un esercizio di scrittura. Loro hanno lo stimolo che creano un gioco e che teoricamente qualcuno potrebbe giocarci un domani, non succederà, ma lasciamoli nella illusione. Questo ve lo segnalo come è molto, molto interessante come strumento. Altra possibilità, scrivere per immagini. Scrivere per immagini, la cosa più banale è, vado su Google Immagini, stando attento alla questione dei diritti d'autore, ma è possibile quando vado su Google Immagini selezionare tra gli strumenti le licenze, se le immagini sono segnalate per essere liberamente utilizzabili, gli si può dire fammi vedere solo immagini segnalate, questo non esaurisce il campo delle immagini utilizzabili, ma certo quelle che mi dà sono utilizzabili. E anche questo è una cosa alla quale educare attentamente i ragazzi, perché è proprio una questione di educazione alla cittadinanza. Quindi posso costruire una sequenza di immagini, magari prendere delle immagini, fare un fotomontaggio, caricarlo su quel sito che vi ho fatto vedere prima e poi suggerire un percorso narrativo all'interno di queste immagini, quindi prova qui, prova qua, oppure si può pensare di creare delle immagini e suggerire allora da questa immagine crea una sequenza descrittiva, questa usala per una sequenza narrativa. Giochi che a partire da una struttura che indichiamo noi li portano a creare un testo, ma esistono anche dei modelli che si possono vedere con i ragazzi. Maptia è una cosa meravigliosa, ha il piccolo difetto che è in inglese per lo più, sono storie in inglese, ma sono storie per immagini con fotografie bellissime, andate a vedere perché io mi ci perdo, sono veramente storie molto solide, sono fotoreportage con appunto testo e immagine. Storybird è
invece un sito è un'altra piattaforma di queste, c'è la possibilità di iscriversi con una formula gratuita di quelle Edu, Educational, forniscono pacchetti di immagini fatte da artisti, disegni, a partire dalle quali si possono dare compiti di scrittura. Fra l'altro è anche organizzato per lavorare con delle classi, cioè esistono degli account per cui posso fornire delle password ai ragazzi che entrano sul sito e trovano la sequenza di immagini che io ho programmato e scriverci sopra, possono scriverci sopra. È un esercizio molto interessante perché partire dalle immagini pone dei vincoli che poi si traducono in vincoli sulla coerenza testuale. Cioè i ragazzi hanno un'abitudine al rapporto tra parola e immagine per cui si rendono perfettamente conto che l'immagine non è puramente didascalica ma è narrativa e se scrivono a partire da immagini si pongono il problema di giustificare nella loro narrazione l'immagine. Io questo esercizio l'ho fatto per i fatti miei, ho scritto, ve lo segnalo se andate a cercarlo, una bellissima storia di cui vado molto orgoglioso che si chiama Le avventure di Capitan Biondino e Ciccia Pasticcia, che sono i soprannomi dei miei figli, ed è bello perché a un certo punto ti manca l'immagine per andare avanti, cioè all'inizio è molto facile, peschi un'immagine, chiaramente l'incipit di una storia e scrivi il commento, ti manca l'immagine e sei costretto per esempio a infilarci un gufo. Ecco, giustificare la presenza di un gufo nella storia diventa un bel esercizio di scrittura che costringe, fra l'altro, a una ampiezza narrativa che loro facilmente eviterebbero. E difatti poi di solito si bloccano qui e lì, scusi, non ho capito cos'è che devo fare. Tutte queste formule che evitano di affrontare il problema. Un'altra ipotesi, qui non ho portato esempi, ma perché appunto pensavo di dilungarmi di più, però un suggerimento anche questo, quello della videopoesia. I ragazzi sono mediamente abbastanza bravi a montare filmati. Strumenti per montare filmati fanno parte di tutti gli ambienti operativi. Su Windows c'è Movie Maker, in ambiente OS, macOS c'è iMovie, e non mi ricordo come si chiama, ma insomma, Linux è tutto abbastanza gratuito e quindi certamente esistono anche lì strumenti per montare immagini. Proporgli un testo poetico, magari scelto bene. Io con questo avevo provato a fare un esempio, a produrlo io, e avevo chiesto che mi fossero suggeriti i testi. I suggerimenti che sono arrivati, fra l'altro il suggeritore è qui presente, ma i suggerimenti che mi sono arrivati per un motivo o per l'altro non mi stavano bene, perché io poi li pensavo calati alla scuola media, che so io, testi di canzoni patriottiche in cui si parla di morti ammazzati, cioè... Sì, cioè è vero che si fa, però ecco, fargli scrivere una videopoesia, fargli fare una videopoesia su gente a cui è saltata la testa, però insomma non è il caso. Oppure testi poetici troppo complicati, ipermetaforici, ma insomma delle soluzioni si trovano. Io l'avevo fatto con Leopardi, molto banalmente, e ho avuto dei ritorni interessantissimi di immagini montate a spiegare l'infinito, che sono una forma di scrittura per immagini molto bella perché è un momento di interpretazione personale della poesia che attraverso esercizi più tradizionali io non riesco ad ottenere. Difficilissimo che risponda alla domanda ma per te cosa significa questa cosa? Entrano immediatamente una mentalità di tipo scolastico, del tipo esiste la risposta giusta ed esiste la risposta sbagliata, io quella giusta non la so quindi sto zitto, però invece l'immagine libera molto di più la fantasia e vengono fuori cose interessantissime. E so io un ragazzo che aveva messo una foto bellissima sul naufragarmi dolce di un tuffo in mare di una persona che era accovacciata in posizione fetale e quindi questo mare che aveva ovviamente un significato legato alla nascita, però era un adulto e lui notava il fatto che il tuffo non lasciava una scia, cioè c'era questa persona che era come entrata dentro l'acqua senza muovere l'acqua e poi mi raccontava che lui aveva in mente la copertina di un album dei Pink Floyd, credo che sia Wish You Were Here, in cui c'è un tuffo di una persona che non muove ma è una delle immagini interne, c'è proprio il tuffo. Ho proprio in mente, sai, Wish You Were Here ci sono quattro foto, no? Due che sono sulla copertina e due che stanno nell'involucro interno. Non mi ricordo in quel punto, però c'è la foto di un paesaggio marino bellissimo con degli scogli e una persona che si tuffa
senza muovere nulla. In realtà è una persona che sta facendo la verticale appoggiata per terra, però è fotografato per sembrare un tuffo. E questo ragazzo creava dei collegamenti che altrimenti mai avrei saputo creare. E il passaggio successivo è: provate a crearvi voi una sequenza di immagini, magari fate le foto con telefonini a cose che per voi sono significative, e a scriverci un testo, possibilmente un testo poetico, però non è neppure necessario, comunque un testo creativo da parte vostra, e i risultati qui possono essere sorprendenti. Poi si tratta di trovare il modo di lavorarci, però nell'immediato la cosa può anche creare entusiasmi. Da ultimo vi segnalo la possibilità di invitare i ragazzi, ora qui io ho fatto, adesso ve lo racconto, un errore clamoroso, comunque di scrivere, lavorare sull'ebook. Esistono un sacco di strumenti, esistono anche dei siti online gratuiti che permettono di lavorare sull'ebook. Io vi segnalo quelli che conosco meglio, che sono questa app che si chiama Creative Book Builder per iPad, è un po' vecchiotta, in realtà la conosco da 3 o 4 anni, non ne ho mai cercata una più recente perché per me va benissimo quella lì, e poi adesso è possibile scaricarsi iBooks Author su un ambiente Apple, su un ambiente macOS, quindi su un computer. Gli ebook sono ovviamente testi multimediali, queste app permettono di crearli molto facilmente, scrivono ma ci mettono la voce, ci mettono l'immagine, ci possono mettere il video. L'errore clamoroso che ho fatto è stato fare una bellissima, secondo me, attività di recupero in cui ho chiesto ai ragazzi di scrivere il loro ebook manuale di grammatica. Avevamo fatto una cosa strepitosa con spiegazioni audio, con dei video in cui usavano personaggini che sono il cagnolino fatto col palloncino che spiegava cose di grammatica, esempi eccetera. L'ho fatto talmente grosso che mi è restato nell'iPad, non riesco più a tirarlo fuori da lì perché le dimensioni sono incompatibili con qualunque forma di esportazione che io conosca. Ecco, io con questo avrei concluso la mia serie di proposte. Più o meno, dai, coi tempi. Vogliamo riprovare con Frida? L'intervento programmato era breve, nel senso che è un'altra, si colloca in un altro ambito rispetto a quello che abbiamo detto noi, perché siamo già nell'ambito e-learning, quindi è un'altra cosa. Proviamo, se non riusciamo cominciamo con le domande, avrete molte domande da fare, curiosità, ecco, approfondimenti, proviamo anche con, riproviamo con Frida. Eccola, ci senti? Sì, bene. Oh. E voi? Sì, sì. Allora, ti possiamo dare il via, no? Poi puoi esporci i tuoi lavori, grazie. Sarò velocissimo così la discussione. Allora, io sono qui questa sera per condividere con voi la mia esperienza dell'uso pratico dell'informatica a scuola. Come ha detto anche il collega, i nostri alunni sono ciò che c'è più di difficile da raggiungere e da acchiappare. Penso che l'informatica sia uno dei canali che può servire. Il nostro lavoro è stato spesso paragonato a quello dei controllori di volo. I controllori di volo, in base alle informazioni che ricevono dall'ambiente, prendono istintivamente e con un grande bagaglio di conoscenze delle decisioni. Noi, quando siamo davanti ai ragazzi 20, 25, per 1 o 2 ore indifferente, prendiamo delle decisioni e raramente le informazioni che noi abbiamo programmato per quella lezione vengono usate. Secondo me il canale deve essere giusto, perché tutti noi vogliamo lavorare e avere una grande efficacia. Per fare questo dobbiamo raggiungerli. Uno dei canali, vediamo se riesco a non far saltare tutto, è secondo me la piattaforma Edmodo. La piattaforma Edmodo è una piattaforma che permette di dialogare con gli studenti. Premetto un'altra cosa, che secondo me l'informatica non salverà tutta la nostra vita lavorativa e anche non può sostituire certe prassi dell'insegnamento tradizionale, può integrarlo. Vi presento subito velocemente, visto il tempo, la piattaforma. Edmodo è una piattaforma online che permette di creare delle classi di apprendimento. In queste classi è possibile far dialogare
studenti, insegnanti e, se lo si desidera, i genitori. Il pregio di Edmodo è che è una piattaforma chiusa, cioè una piattaforma alla quale hanno accesso solamente studenti, insegnanti o genitori che vengono invitati dall'insegnante che ha fondato la piattaforma, quindi è sicura. È anche una piattaforma gratuita, e ciò non guasta, e permette di creare un ambiente di qualità nel quale l'apprendimento avviene meditando sui documenti che vengono caricati, sui file che vengono inseriti, sui link che vengono proposti. Gli stessi ragazzi, per esperienza personale, diventano molto critici quando pensano di inserire un file piuttosto che un altro, oppure quando si trovano a giudicare il lavoro dei compagni, perché a scuola si fa spesso l'autovalutazione. Comunque, Edmodo permette di condividere dei documenti di testo, presentazioni, link e scansioni di testi e immagini. Gli stessi documenti possono, questi documenti di questo tipo, possono essere inviati come messaggi agli studenti. Nello stesso tempo gli studenti possono inviare i messaggi a noi. Si può creare una biblioteca, così chiamata per l'insegnante, o uno zainetto, così chiamato per lo studente, nel quale si raccolgono tutte le informazioni necessarie per preparare una lezione. E il condividere i file, l'inviare i messaggi, dopo vi faccio vedere in maniera pratica la schermata con il browser internet, così vedete proprio praticamente come funziona, si può fare prima delle lezioni, quindi perché i ragazzi e le ragazze arrivino in classe già avendo preparato parte della lezione, o durante, e possono essere fatti questi aggiornamenti sia dall'insegnante sia dai ragazzi stessi, o dopo le lezioni, come compiti per casa oppure come completamento da parte dell'insegnante. Si può anche gestire un calendario di impegni condiviso, svolgere dei sondaggi, collegarsi con classi e docenti o della stessa scuola o di tutto il mondo. Su Edmodo è frequente trovare gruppi di interesse, quindi lingue straniere, matematica, scienze sociali, arte, nei quali gli insegnanti condividono i propri materiali o cercano un aiuto. È frequente trovare insegnanti che chiedono dal Kentucky, per esempio, faccio un esempio che ho visto l'altro giorno, un collegamento con un insegnante irlandese per poter parlare ai propri ragazzi della differenza tra i loro linguaggi. Queste sono cose molto importanti. Si può anche creare dei test con la correzione automatica, perché questi test hanno la risposta chiusa. La correzione automatica fa brillare gli occhi a tutti gli insegnanti, perché tutti desiderano correggere in poco tempo certe verifiche che magari possono prestarsi, e questa correzione automatica e questi test possono piantare quelli tradizionali. Ovviamente, per usare Edmodo è necessario avere in classe un PC o un tablet e una connessione a internet e un proiettore, non necessariamente una LIM, una lavagna interattiva multimediale. Potrebbero servire delle chiavette USB e anche, qualora gli studenti a casa non abbiano un PC, possono usare gli smartphone. Lo smartphone non permette una interazione totale con la piattaforma, però Edmodo, come ogni attività scolastica, può essere adattata ai vari livelli. Adesso, senza fare danni, cerco di farvi vedere la pagina internet del sito. Ecco, ho già sbagliato. La pagina di Edmodo è molto semplice. Eccola qui. Un attimo, eccola, vado veloce perché so che non c'è tanto tempo e non voglio trattenervi oltre, poi casomai sono ovviamente disponibile a rispondere a tutte le vostre domande. Questa è la pagina base ed è una pagina nella quale si vede in alto a sinistra, dove muovo il cursore, lo vedete? Sì, il vostro account e vedete i gruppi che avete creato. Nella nostra scuola noi lo usiamo perché abbiamo iniziato a scrivere un giornalino che poi si è tramutato in un blog.
Per far comunicare le classi di diversi insegnanti abbiamo cominciato a usare Edmodo per condividere i materiali e ha funzionato. Questa pagina è piuttosto scarna e vuota perché è una pagina che ho creato fasulla per non farvi vedere i nomi dei miei studenti per via della privacy. Comunque, se desiderate accedere a questo o altri materiali, lascio il mio indirizzo email e anche i codici, non c'è alcun problema. Allora, qui vedete che c'è, per esempio, possiamo entrare nella classe terza C. In questa classe si può vedere che si può interagire con i ragazzi tramite messaggi, compiti da assegnare, quiz, sondaggi e snapshot. Questo lo lasciamo perdere. I messaggi sono semplicissimi, si può scrivere, si può indirizzarli alla classe singola, a due classi, a un singolo studente o anche a un collega. Nel messaggio può essere allegato un file, come può essere allegato un link o come può essere allegato anche un file dalla biblioteca. La biblioteca è questo strumento fondamentale che ripaga tutta la fatica usata per imparare a usare il programma, la piattaforma. Come vedete, la biblioteca è del singolo insegnante, l'equivalente allo zainetto per gli alunni. La biblioteca permette di creare caselle, cartelle, nelle quali vengono archiviati i materiali. Li possiamo salvare noi, come possono essere anche salvate automaticamente dal sistema. Quando io creo un quiz, per esempio, viene allegato automaticamente qui, dalla finestra dei messaggi. Quando invece io creo, per esempio, un altro genere di attività come dei compiti per casa, vengono allegati anche lì. La biblioteca permette un accesso rapido ai file che si ha sparsi nel computer, che si ha sparsi nelle chiavette, e a mio avviso è molto utile. Possiamo vedere qui sotto un esempio di comunicazione, questo è un sondaggio. Abbiamo usato nella nostra classe, nei nostri gruppi, il sondaggio per trovare il nome del giornalino, ancora non l'abbiamo del blog, scusate, ancora non l'abbiamo trovato, oppure si possono fare dei sondaggi sulle attività svolte. I ragazzi rispondono nella barra sottostante, oppure possono dire mi piace, oppure possono anche dialogare tra di loro dopo nei messaggi. Si può vedere qua un esempio di attività. Questo era un messaggio, qua c'è la casella dei messaggi, si può usare così. Si può collegare un link a un video che è stato visionato in classe e si può proporre delle attività veloci. Per esempio, perché secondo voi gli autori del programma TV hanno scelto questo titolo? La storia siamo noi. Entro giovedì rispondete con un post, ricordatevi di usare il lessico specifico. Ci sono in palio i badge, pensatore critico e buon commentatore. Quindi i ragazzi possono rispondere qui sotto come usando un sistema di scrittura molto rapido. A me è successo così. Quando fornisco questi, quando do assegno questi compiti da fare per casa sul quaderno, stanno molto a rispondere, a farli, o li vengono fatti velocemente male. Mi capita, quando assegno i compiti su Edmodo, che li svolgono nel giorno stesso, perché sono incentivati a usare la tecnologia, che ci piaccia o meno, accade così con i ragazzi. E quindi c'è anche un lavoro da fare sul lessico specifico. I badge sono dei distintivi, non mi piace usare il termine inglese, ma sono fondamentali in Edmodo. Io credo che funzionino bene con i ragazzi, con gli alunni di prima e di seconda, quelli di terza sono già più grandi, più smaliziati, si parla di scuola secondaria. I badge sono dei riconoscimenti che si assegnano agli studenti. Per esempio, questo è uno studente fittizio, ovviamente. Vengono assegnati ad una classe dei distintivi, questi sono solo alcuni, per esempio partecipante, buon cittadino, hai proposto una domanda interessante, sei pieno di iniziative, continua così, poni domande buone durante le lezioni, anzi interessanti, alzi sempre la mano durante la lezione, sei perseverante, ce ne sono via via altri. A noi
noi sembra sciocco, ma ai ragazzi fa piacere ricevere questi riconoscimenti. E la cosa significativa è che sono tutti riconoscimenti di comportamenti positivi, anche non solo didattici, non solo nell'ambito della didattica, ma anche nell'ambito del comportamento in classe e del comportamento della relazione tra di loro. I badge sono spiritosi anche e ai ragazzini piacciono. Poi vi presento, vedo che il tempo scorre, vi presento un tipo di esercizio, per esempio. Questo è un compito. Io propongo ai ragazzi un'analisi di un testo narrativo, letta alla tavola o al PC, a seconda della disponibilità di ciascuno, con le formazioni adeguate. Usa la tabella svolta assieme in classe, questa, per esempio, che è allegata in PDF, quindi non modificabile, con l'analisi su ACAB come modello. Questa è l'analisi su ACAB, l'abbiamo svolta in classe, è un modello. A casa scarica questo file. Compilalo, segui le indicazioni, vedrai che quando dopo, questo è il concetto e sono le cose che si fanno dopo anche come temi, come realizzazione di scrittura, vedrai che dopo quando unirai queste parti con i connettivi giusti salterà fuori la presentazione di un testo in maniera approfondita. Oppure potrai usare questa scheda per presentare un testo durante un'interrogazione. Sono infinite le possibilità. Ed è infinita anche la possibilità di stupirsi, secondo me, davanti a quello che si combinano. Perché quando ci sono file come docx, doc, pdf, pages o cosa, riescono a trovare sistemi di lettura, condivisione, che lasciano davvero stupiti. E il loro spirito di iniziativa viene molto incentivato con l'uso di questa piattaforma. Hanno risolto dei problemi incredibili senza che io potessi loro una mano e sono stata molto contenta. Un esempio di integrazione di file, e vado veloce, è questo, è Padlet. Vedete che Edmodo funziona come una bacheca nella quale i contenuti che vengono svolti in classe, nelle varie modalità tradizionali o a casa o a scuola, vengono integrati. Per esempio Padlet è un programma gratuito, pure questo, usabile online, speriamo che funzioni la connessione. Comunque, mentre si parla vi spiego, è un programma che crea una bacheca nella quale possono essere, anche in questa bacheca, inseriti dei post-it. Il lavoro può essere svolto per qualsiasi attività, per esempio, vedo che non funziona, andiamo avanti, funziona sull'Islanda, per esempio, abbiamo creato i post-it con le categorie dalle quali si analizza uno stato, collocazione, confini, territorio, economia, eccetera, eccetera. Abbiamo creato il post, ecco, non funziona. Abbiamo creato il post-it possibili, come si dice, curiosità, e via via è stato compilato. Poi il lavoro è stato compilato a casa. Questa è una lezione simile svolta su Primo Levi e Dante Alighieri. Purtroppo non credo sia il caso adesso di aprirla perché ci fa solo che perdere tempo. Se volete potete avere l'accesso a questo con il codice, potete andare a vedere. Poi l'altra funzione fondamentale è quella delle verifiche. Per esempio, questa è un'ipotesi di verifica, è stata è solo una verifica con due quesiti, è una verifica di grammatica. Trovi i soggetti di queste proposizioni o periodi, ti va a visionare chi ha consegnato. In questa pagina voi vedreste qui tutto l'elenco degli alunni, qua ce n'è solo uno che è fasullo come l'altro utente. E vedreste, schiacciando sulla sua icona, sul suo nome, scusate, la pagina con ciascuna domanda. Domanda numero 1. I gatti soriani sono i miei preferiti? Qual è il soggetto? I gatti soriani preferiti? E si seleziona la risposta corretta. Si può dare un tempo massimo per svolgere la prova, l'esercitazione. Quando i ragazzi finiscono la verifica possono avere istantaneamente il risultato e anche noi senza dover correggere a mano, diciamo, la verifica. I punti sono, per esempio, ovviamente sul totale, sta a noi fare la trasformazione in decimi o come siamo abituati. Il ragazzo o la ragazza possono vedere in questa schermata anche le risposte errate.
quando noi facciamo le esercitazioni così a casa, quando i ragazzi fanno le esercitazioni così a casa, a scuola riapriamo la pagina e le interrogazioni, le discussioni partono proprio da questo genere di valutazioni, di analisi. Penso che possa essere interessante. So che questa valutazione, questo tipo di verifica, non sostituisce le verifiche tradizionali, però ci dobbiamo rendere conto anche che purtroppo le crocette, la risposta multipla, eccetera, saranno il futuro di questi ragazzi nei test d'ammissione all'università o anche nei concorsi, e devono anche esercitarsi in questo. Vedete che ci sono vari generi di lavori, per esempio anche quest'altro è simile a quello di italiano, ma per via del tempo io tralascerei. E poi vi faccio vedere solo questa funzione che è il lavoro di ogni giorno. Se voi avete un documento, un alunno carica, sono l'alunna fasulla Frida Farnetti, ha caricato la sua consegna, vedete che avete questa icona che vi permette di annotare il compito. Speriamo che carichi. Questa è la tabella che l'alunno dovrebbe completare. Noi possiamo evidenziare le parti da riguardare, possiamo sottolinearle e fare strike out, possiamo tagliarle e possiamo anche sotto mettere dei commenti. Non serve salvare, rende inspiegabilmente veloce la correzione di compiti che prima sarebbe molto lungo correggere. Qua il voto è già in decimi e si può anche richiedere che l'alunno riproponga il compito. Abbiamo provato a fare delle verifiche, una di storia in classe terza sul fascismo, e leggono molto velocemente le verifiche, per cui un test di 45 domande a risposta multipla, gli alunni più in gamba, più veloci, l'hanno svolto in un quarto d'ora, ottenendo i risultati analoghi a quelli delle verifiche aperte. Ripeto, a me non piacciono sempre questo genere di verifiche, questo genere di verifica non mi piace sempre, però è utile perché loro prima o poi verranno a contatto con questo mondo. Non vi farei vedere altre funzioni, penso, perché non so quanto tempo posso ancora parlare. Diciamo che siamo alla fine, mi dispiace, abbiamo finito il tempo, perché che ore sono le 6? Sì. Allora, volevo solamente tirare un po' le fila. Volevo, adesso ritorno a guardare la vostra pagina, volevo solamente dire questo, che secondo me i vantaggi sono in genere maggiori degli svantaggi nell'uso di questa tecnologia. Piuttosto che vedere l'ultima slide della presentazione che avevo fatto, preferisco portarvi delle esperienze concrete. Cioè, i miei alunni sono riusciti a trovare delle strategie per correggere i propri errori di ortografia autonomamente. Se vedono in un post un errore, aggiungono l'asterisco e fanno la correzione sotto, o mettono l'orco, l'emoticon con l'orco dell'ortografia. Si pongono anche domande valide sulla legalità. Vogliono mettere come premio nei concorsi che facciamo o nell'uso di questa piattaforma degli ebook, e si chiedono: ma è legale, anche se sono gratuiti, che noi li usiamo come premi? E poi anche quando fanno delle verifiche, mi è capitato con una ragazzina che ha svolto la verifica di grammatica, non riusciva a inviarla e ha detto: prof, io non riuscivo a inviarla, però sono stata una grande. Perché? Cosa hai fatto? Ah, semplicemente ho fatto una foto col cellulare con il risultato e gliel'ho inviato. Queste sono le strategie che loro riescono a trovare. C'è da dire che una cosa che volevo dirvi, l'ultima, perché poi il tempo è finito, è che questo è uno strumento utile per mettere ordine nel proprio computer e anche nel loro modo di lavorare. Imparano velocemente a salvare nel posto giusto, a consegnare nel posto giusto, imparano anche a usare il registro linguistico adatto e si aiutano molto tra di loro nei compiti, ed anche questo è fondamentale nell'integrazione dei ragazzi che sono DSA o nei ragazzi che sono malati per lungo tempo a casa, o anche nei ragazzi che invece sono molto capaci. Io penso, purtroppo non posso trattenervi di più, però volevo semplicemente anche segnalarvi, magari vi faccio solo vedere vi darò dopo l'immagine della
email, perché desidero che voi possiate avere un riscontro da parte mia e anche da parte di una mia collega che mi ha indicato l'uso di questo programma, che lavora ora però al liceo, in un liceo delle scienze umane, insegna inglese, si chiama Patrizia Malausa. Lei insegna lingue, insegna spesso e spesso ci fornisce a noi insegnanti di L1 dei metodi che sono molto più validi che quelli tradizionali, per cui ci tenevo a farvi sapere che tramite mail è possibile potersi avere delle informazioni in più. Non voglio trattenervi oltre, spero di avervi dato informazioni utili, grazie. Grazie. Grazie a Frida per le indicazioni che ci ha dato, che integrano un po' tutto quello che abbiamo detto, portandoci direttamente sull'interazione tra l'insegnante e i ragazzi. Dunque, il tempo a disposizione è poco, però io so che probabilmente avete molte domande da fare a tutti noi e quindi farei un po' il mediatore, no, delle domande e del dibattito. Se però avete bisogno poi di tutti i link, dei recapiti, anche email per farci delle domande, per approfondimenti, questi li avrete tutti nei PowerPoint che lasceremo e che saranno pubblicati nel sito della scuola, come abbiamo fatto l'anno scorso. Quindi anche l'indirizzo di Frida sarà in una pagina con una serie di link al blog che hanno fatto a scuola, quindi ritroverete tutti i materiali dentro al mio PowerPoint, perché le dedicherò una pagina, no? Con l'indirizzo e tutti i recapiti, quindi può essere anche un'occasione per entrare in contatto. Ci sono domande? Qualcuno vuol fare domande o è scadutissimo il tempo, avete voglia di andare a casa? Sì. Domande, se qualcuno, siccome sono di utilità pubblica, fatele pubblicamente, prego. No? Ah, ok. Prego. No, una domanda che spesso è molto difficile aggirare i classici trucchi, per esempio. Il principale difetto di queste verifiche, io l'ho provato e l'esperimento non è andato bene, è che si scatena in genere un meccanismo per cui quello più bravo le compila, manda via WhatsApp le risposte giuste, gli altri non fanno altro che copiare e trascrivere sul computer. Questo è uno, cioè il difficile è quando non sei presente a girare questi automatismi. La seconda domanda è: quale strategia hanno utilizzato, avete utilizzato, se vi siete mai trovati, per rinforzare, diciamo così, la progettazione delle domande? Per esempio, quello è un campo molto produttivo e far fare le domande ai ragazzi sull'interrogazione dei compagni per me è stato l'ambito che è stato più produttivo in assoluto. Se ci sono dei trucchi o dei metodi o se hanno usato questa pratica in maniera estensiva, grazie. Frida, sull'aggiramento, sì. E sulle domande però, costruite dai ragazzi, sì, perché sì. So che le hai fatte, no? Le domande. Sì, sì, certo. Allora, volevo rassicurarvi, perché quando si mette una verifica su Edmodo di questo tipo è possibile bloccare le risposte, cioè i ragazzi sanno quante ne hanno fatte giuste ma non sanno quali sono giuste, per cui chi ha inventato Edmodo ha pensato come aggirare il sistema di comunicazione tra di loro. È ovvio che queste verifiche possono essere fatte in un'aula informatica se è disponibile a scuola, ma è un lusso che poche scuole si possono permettere, oppure io le considero più come delle esercitazioni, delle occasioni per mettersi alla prova. C'è da dire che ogni classe reagisce in maniera differente. Non so, una classe che io ho in mente su 22 alunni sono qualcosa come 17-18 che scrivono e lavorano sempre e mi chiedono continuamente: ma ha messo le domande di grammatica sulla posizione, ma quando facciamo il test di geografia in quel modo? Mi fa molto piacere questo. Per altre classi invece serve più serve forse anche più fortuna nella formazione delle classi. Per la progettazione delle domande posso dire che a me è successo questo: ho fornito loro la prima prova ed è bello sperimentare, porre queste attività con loro
come delle prove da creare assieme. Molti ragazzi si sono fermati a ricreazione dicendo: prof, possiamo provare adesso a fare i compiti per casa, e si sono inventati, per esempio per grammatica più semplice, delle frasi, e valutavano: ma no, qua il soggetto non va bene così, mettiamone una col soggetto sottinteso, mettiamo il verbo impersonale. E sono molto attivi in questo, non tutti, però insomma se la passano a mettere un po' in difficoltà anche gli altri compagni, in maniera insomma bonaria ovviamente. Per le verifiche di storia è un po' più complicato, anche questa è stata una prova, l'ho fatta io a casa, si possono anche stampare e dare in cartaceo eventualmente, ma per me non possono sostituire le verifiche fatte in classe, non c'è la garanzia che non vengano svolte da qualcun altro o simili. Io le pongo più come esercitazioni perché effettivamente nel loro futuro avranno più da svolgere test simili di quanti ne abbiamo svolti noi, credo. E io ho visto che adesso le università propongono i test di ammissione in questi termini e mi sembra giusto prepararli così. Dunque, c'è una domanda, sì? No, io non ho una domanda. Dunque, io faccio esercitazioni di questo tipo usando una piattaforma online accessibile e quindi teoricamente potrebbe venirci chiunque, bisogna sapere il mio numero identificativo, uso una piattaforma che si chiama Socrative. Quello che mi piace moltissimo di queste esercitazioni è la possibilità di dare un feedback immediato. Quindi non le uso assolutamente per sostituire la verifica, anche perché da casa non ho modo di verificare che siano effettivamente loro e non mamma e papà a farlo, e a scuola non abbiamo una disponibilità sufficiente per una classe numerosa di computer e di accessi a internet per farlo. Però come forma di ripasso in cui fai la domanda e poi dai indicazioni se hanno sbagliato la domanda, sia sul tipo di errore che potrebbero aver fatto che quali attività di ripasso fare, quello mi piace moltissimo. Ho anche fatto il giochino di far comporre a loro le esercitazioni e in un caso a distanza di tempo ho riproposto, sottoposto le esercitazioni che avevano fatto loro alla stessa classe, non si sono nemmeno accorti che era la stessa perché le domande erano fatte bene. E effettivamente la scelta di ribaltare i ruoli e far fare a loro quella parte di invenzione della verifica che di solito compete a noi, secondo me è un buono strumento per farli riflettere sul problema. Io lo uso quasi esclusivamente per grammatica, però devo dire la verità, su geografia ho provato ma funziona meno, perché anche perché è un pochino più complicato fare esercitazioni utili con indicazioni di ripasso fatte solo di crocette, e queste piattaforme questo consentono di fare. Su storia, sì, anche lì ho provato una volta, ma con grammatica direi che è l'argomento principale, quello che meglio si adatta. Mm-mm. Certo. Ci sono altre domande? No? Benissimo, allora ci salutiamo, grazie per la pazienza e alla prossima lezione che sarà non so quando. Ciao Frida. Grazie. Ciao.